Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo di questi appuntamenti del ciclo di conferenze organizzate dalla Delegazione Lombardia per l'Ordine Nazionale dei Biologi. Siamo in tutti i canali, chiaramente, Facebook, sia della delegazione che dell'Ordine stesso. Stasera finiamo, direi, col botto, permettetemi il termine, anche perché avremo sia il nostro presidente che chiaramente farà le conclusioni e il lavoro di questo ciclo di webinar, che è andato fortissimo, è stato veramente seguitissimo, sono stati molti commenti positivi, che aprirà, ricordiamo, anche un progetto molto più grande a livello nazionale. E in più avremo anche ospite una campionessa del mondo, quindi diciamo, un atleta di super livello, con un oro mondiale, un argento ai mondiali, altri 3 ori europei, 3 argenti agli europei e anche un argento ai giochi del Mediterraneo. E parliamo anche di un atleta, diciamo che anche nella vita ha vinto, quindi non soltanto fatta di arti marziali in questo caso, perché parliamo di arti marziali, e anche di eleganza e di potere per quanto riguarda proprio come donna e come attività anche, che ci parlerà di una testimonianza importante sulla parte di nutrizione. Stasera abbiamo con noi il presidente chiaramente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, il senatore Vincenzo Danna, che farà entrare in regia assieme alla nostra ospite d'onore d'eccezione. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Buonasera, E la nostra ospite è Sara Cardin. Grazie Sara, benvenuta. ciao, buonasera Presidente, grazie Rudy di questa super rappresentazione. Guarda, è il minimo, anche perché veramente conoscerete Sara Cardin, anche se l'avete già vista in diverse occasioni, non soltanto sui tatami di tutto il mondo, perché ricordiamo che Sara è la vincente karateka più vincente della storia, diciamo, la persona che ha vinto di più, la donna che ha vinto di più nel karate, quindi parliamo a livello italiano del massimo esponente. Cosa possiamo dire di più? Chiaramente, Sara, questo è il minimo dovuto. Tra l'altro, Sara ha scritto anche un libro importante, io ho letto, molto interessante, dove si parla anche di disturbi del comportamento alimentare, che noi in tutte queste puntate abbiamo anche affrontato e più volte messo in discussione. Chiaramente tu fai anche uno sport importante, anche per il livello del peso, quindi sicuramente questi sono argomenti che andremo a trattare tra un attimo. Appunto, seppur vedete Sara magnifici occhi azzurri, perché comunque adesso si intravedono, è diciamo diventata una figura di riferimento nel karate italiano, anche perché proprio per quello che è riuscita a trasmettere, non soltanto a livello sportivo, ma anche a livello di prestazione, ma anche per quello che ha vinto nella sua vita, quindi le difficoltà che ha combattuto e vinto, affrontando diciamo anche delle difficoltà nella parte di disturbi del comportamento alimentare. Quindi io lascio la parola chiaramente al Presidente, innanzitutto per fare gli onori di casa, e poi Sara, entriamo anche con delle domande. Ricordiamo a tutta la community che potete postare domande, è un'occasione d'oro chiaramente, vista il soggetto anche e le medaglie d'oro che hai vinto. Quindi lascio la parola al Presidente. Buonasera e grazie alla nostra campionessa mondiale di averci onorato con la sua presenza. E mi piace ringraziare anche tutti gli altri campioni dello sport che hanno impreziosito questa edizione, che è frutto del lavoro della delegazione della Lombardia, dell'Ordine dei Biologi. Ma questo è, diciamo, un format che andrà esteso poi in tutta Italia attraverso queste convenzioni che noi abbiamo fatto con le associazioni sportive, il nascente Ordine Nazionale dei Kinesiologi e diciamo tutti i rappresentanti delle associazioni categoriali di una serie di sigle, saranno 8 o 9, non mi ricordo, attraverso i quali i biologi faranno una prima parte di istruzioni a trainer, allenatori, a chiunque altro all'interno della palestra ha la responsabilità della fase fisica, renderanno edotti gli stessi, quindi dei rudimenti della scienza dell'alimentazione. Faranno una relazione sulle sostanze dopanti, non solo quelle che sono le classiche, ma anche sull'uso smisurato degli integratori alimentari che spesso provocano non un beneficio, ma hanno degli effetti deleteri a carico dei reni, a carico degli eventori
degli organi, oltre che degli emuntori renali, anche di tutta la fase ormonale. E dopodiché passeranno ad avere una consulenza fissa con la struttura dove si pratica l'atletica, quindi saranno i nutrizionisti di quella struttura che ovviamente svolgeranno la loro attività professionale all'interno della struttura e cureranno a richiesta degli interessati o alle dipendenze o in convenzione con la struttura sportiva stessa, in modo tale da inquadrare tutto questo contesto che è fatto da 80.000 tra palestre e centri atletici, quindi è un mare magno, all'interno del quale gli abusivi sono tanti, gli improvvisatori sono tanti, i venditori di almanacchi e di frottole sono ancora di più, insomma, gente che maneggia gli integratori, parla di alimentazione senza avere alcuna cognizione di causa su quelli che sono, su quella che è la fisiologia, su quello che è la biochimica clinica, su quello che sono i rudimenti della biologia e della scienza dell'alimentazione. Stiamo per varare venerdì, noi avremo questa diciamo conferenza stampa con Walter Longo, perché l'ordine ha organizzato questo doppio evento, uno teorico e uno pratico, con la Fondazione Walter Longo. Il costo che per uno non iscritto all'albo sarà intorno alle 490-500 euro, i biologi invece lo pagheranno 300 euro e abbiamo stabilito almeno probabilmente, aumenteremo 100 borse di studio da 100 euro, in modo tale che tutti i colleghi, soprattutto i più giovani, potranno fare un doppio corso con Walter Longo pagando 100 euro per ogni corso, che mi sembra una cifra irrisoria, vista sia il tenore dei partecipanti che l'importanza dello scienziato che dirigerà e organizzerà questi. Approfitto per dire a chi ci ascolta che è in gestazione, quindi tra qualche giorno sottoscriveremo col Ministro della Salute e con la Conferenza Stato-Regioni un protocollo che autorizzerà, così come è stato fatto per i farmacisti, i biologi ad essere vaccinatori, che è una norma di legge che li protegge sotto il profilo delle eventuali complicanze. E questo protocollo prevede la corresponsione di 6,16 euro per ogni dose iniettata, per cui presso i centri vaccinali credo che verranno assunte centinaia di biologi, i quali si potranno inserire all'interno della vasta organizzazione che il governo sta realizzando sul territorio nazionale per arrivare a quella fatidica cifra di 500.000 di vaccinazioni al giorno. Un'altra notizia importante, mi chiedo scusa se vi rubo ancora qualche minuto, è quella della fondazione, quindi della società scientifica di biologia e di alimentazione. Quindi è la prima volta che abbiamo una società scientifica qualificatissima per parterre di scienziati, di non solo biologi, ma anche farmacisti, medici, di tutte le branche della biologia e dell'alimentazione stessa, attraverso la quale noi produrremo formazione qualificata, produrremo dei progetti qualificati sempre nell'ambito della nutrizione, aggiungeremo altri enti che si interessano di nutrizione, lo stesso CONI vorrà far parte, penso, della nostra società scientifica. Quando dico nostra, ovviamente intendo dire nostra dei biologi, perché, come sapete, per legge le società scientifiche sono completamente autonome. Questa società
si interesserà anche del picnic, cioè di questo vademecum, che tiene aggiornati i colleghi nutrizionisti sui nuovi studi sugli integratori o gli alimenti integrativi, e credo che porteremo a termine anche il progetto che attraverso una piattaforma appositamente studiata e messa a vostra disposizione, il progetto di poter attingere direttamente dalle case produttrici i prodotti più qualificati, i prodotti selezionati, i prodotti che danno reali garanzie, non diciamo quelli che di cui ci si improvvisa, perché voi li possiate usare per i vostri clienti e farli recapitare attraverso la piattaforma informatica e il sistema di consegno che verrà garantito da coloro che vinceranno la gara d'appalto. Ne faremo uno per il nord, uno per il centro, uno per il sud e uno per le isole, e consegneranno con il sistema Amazon direttamente gli integratori presso i vostri. Come vedete, stiamo cercando di dare una mano al mondo della nutrizione, stiamo cercando però di farlo alzando il livello, alzando l'asticella della competenza, dell'approfondimento scientifico, sia teorico che pratico. E questa tipologia di eventi, come questo che si conclude stasera, diciamo fa parte di quel mosaico di interventi che l'Ordine dei Biologi porta avanti per qualificare il parterre dei nutrizionisti. Sapete che siamo impegnati col Ministro a studiare una legge sulla nutrizione che oggi manca, per cui coloro che si interessano, sia i biologi che i medici dietologi, che gli stessi dietisti, anche se hanno la funzione attuativa della dieta prescritta dai medici, non hanno l'autonomia prescrittiva, operano secondo delle linee di indirizzo abbastanza vaghe, perché non si riesce a capire come una pratica così diffusa, che ha circa 20, 22, 23 mila professionisti che a vario titolo si interessano di nutrizione, milioni di persone, sia sportivi, quelli che sono affetti da determinate patologie, quello che lo fanno per un fatto estetico, fino anche io, che diciamo è una battaglia persa, ma stiamo attenti ad un regime di vita sano. Abbiamo capito finalmente che siamo quel che mangiamo, così come qualche filosofo greco ci ha detto 5 secoli prima di Cristo, ma soprattutto apriamo anche un altro scenario, che è quello dell'ecotossicologia e della nutrizione detossificante. Si svolgerà ad Acerra, vicino all'inceneritore, tristemente famoso, una riunione di tutti i vescovi delle 28 zone, diciamo, inquinate. E insieme all'Ordine dei Biologi, che ha fornito a Sua Santità Papa Francesco una relazione scientifica sull'inquinamento microscopico, sulle nanoparticelle, le polveri sottili, le NOx chimiche, le NOx da degradazione biologica, tutta una serie di interventi che abbiamo indicato e che saranno oggetto di discussione. Perché questo? Perché noi siamo più che convinti, lo dicono recenti studi, che buona parte dell'impatto epigenetico, quindi della epigenetica negativa sull'espressione dei nostri geni, che hanno queste sostanze disperse nell'ambiente, nell'aria, nell'acqua, nei suoli e anche negli alimenti, possa essere curata non con la medicina allopatica, cioè con farmaci chimici, ma possa essere anche curata con alimenti, con culture biologiche, con culture biodinamiche, e quindi deve essere stretta l'interrelazione tra il biologo che fa l'ambientale, il biologo che fa il tossicologo, il medico che fa l'epidemiologo, il nutrizionista che si interessa del... Se è bloccato il presidente oppure sono io?
Sara Cardini, tu mi senti? Ok, penso che sia bloccato il presidente. Sì, dice la regia che è bloccato il presidente. Yeah. Intanto io vorrei ringraziare sicuramente il presidente per quello che fino adesso ci ha detto, ha dato delle notizie importantissime con delle anteprime importanti, soprattutto appunto la parte dei biologi vaccinatori, quindi veramente una notizia bomba che è arrivata anche dall'ordine direttamente. Sara, visto che in attesa che il presidente rientri anche per i saluti, io vorrei insomma elencare due cosine che ho detto in più, cioè, che non ho ancora detto rispetto a prima, che sono innanzitutto la parte del libro che tu hai scritto, il libro Combatti, con appunto questa payoff anche Ho scelto di vincere, si lega tantissimo forse alla storia sia di Sara persona, sia Sara atleta, giusto? Sì, assolutamente sì. Io penso che prima di tutto gli atleti siano soprattutto delle persone con tutti i loro momenti di alto, di basso, e spesso quando si arriva all'alto livello si rischia di venire considerati soltanto come forse pedine, risultati, gare, test, e viene a mancare magari per l'attenzione quella che invece è necessaria per la persona, perché prima di tutto abbiamo una vita, abbiamo le nostre difficoltà, le nostre cose che poi alla fine si ripercuotono poi anche in quella che è la prestazione sportiva, gli allenamenti, le competizioni. E la cosa che penso sia più importante, almeno l'ho capito dopo una vita di gare ad altissimo livello, penso che sia proprio l'equilibrio, cioè la parola equilibrio è alla base un po' di tutto, cioè alla base della propria vita personale, alla base dei risultati, alla base dell'alimentazione. Tu hai citato il mio libro, Combatto e scelto di vincere, il titolo è stato appositamente scelto così perché penso che nella vita non si combatte soltanto sul tatami, dove io appunto faccio le gare di karate, ma si combatte tutti quanti i giorni, e anche penso che il vincere sia alla fine un po' una scelta, nel senso che il circondarsi delle persone giuste, positive, le scelte che facciamo, è vero che una parte è destino, ma una parte anche il destino lo si crea. E credo molto nell'importanza dell'alimentazione e soprattutto del rapporto che le persone hanno con l'alimentazione. Io paradossalmente lo racconto nel libro, spero non sentiate troppo confusione perché sono in un albergo, perché sono in ritiro con la nazionale. Io nel libro dicevo, l'ho raccontato, con l'alimentazione non ho avuto un bel rapporto, anzi, cioè, da prima ho avuto dei problemi di anoressia, poi di bulimia. Sapete che comunque nel mio sport il karate c'è la categoria di peso, quindi il dover rimanere per forza a 55.1 non puoi gareggiare, poi in quel periodo figuriamoci, tentavamo tutti di gareggiare nella 50 e io poi per determinazione ci sono arrivata, anzi ci arrivavo anche a, sono arrivata anche molto tipo 46 così, e poi da lì è scattato tutto quanto, cioè è partito la perdita del controllo, la mancanza di un equilibrio che poi non è solo un equilibrio con l'alimentazione ma un equilibrio con la persona stessa, che poi è sfociata nella malattia che è insomma la bulimia. Adesso io poi sto divagando, vi sto dicendo un po' quello che mi viene dal cuore, ecco. Guarda, hai detto tutto quello che noi questi mesi, in questo mese che abbiamo fatto le conferenze, abbiamo espresso velatamente, ma sentito da una campionessa del mondo, che poi veramente con semplicità, tu sei stata in televisione tante volte, oltre ad aver scritto il libro, cioè comunque un personaggio anche importante nel panorama, anche per tutti gli atleti, per tutte le atlete, per tutti i giovani soprattutto, quello che stai raccontando è una delle testimonianze più belle che potevi fare, perché oltre ad essere dal cuore stai aiutando non soltanto le persone, anche gli stessi professionisti che danno dei consigli appunto a queste persone che hanno queste difficoltà, queste patologie, questi problemi, e che non vanno assolutamente sottovalutati. Quindi, guarda, io ti ringrazio. Ti ringrazio Rudy, perché cioè, stasera sono qua fondamentalmente per questo, perché ci tengo, perché penso che se ne parli anche poco, ma è una malattia veramente infame, nel senso che poi spesso
piglia le persone che hanno un eccessivo perfezionismo, perché io volevo essere perfetta in tutto, nella scuola, nel karate, in qualsiasi movimento che facessi, e volevo anche essere perfetta fisicamente in quell'ideale di perfezione che è talmente un ideale che non esiste neanche poi. E quindi poi uno ricerca di diventare qualcosa che è frustrante perché non lo potrai mai diventare, e cominci a avere poi una visione distorta di quella che è la realtà, a non conoscerti più, a non riconoscerti nello specchio, nelle cose, nei vestiti, poi ti nascondi, cominci a mentire alla gente sul fatto di aver mangiato, non aver mangiato, ti cambia veramente come persona, perché poi c'hai momenti isterici, diventi piena di rancore, di nervoso, ed è un percorso poi anche molto lungo per uscirne, che penso appunto sia molto importante essere seguiti da un nutrizionista, ma altrettanto importante poi essere seguito da uno psicologo, perché comunque sono malattie che ci stanno soprattutto dentro la testa e dentro qui, e quindi è un percorso da fare, ma grazie a voi insomma si riesce a fare. Grazie a te Sara di quello che stai dicendo, anche perché ricordiamo che appunto il disturbo del comportamento alimentare, questo sia per chi ci sta seguendo da casa ma anche per i professionisti, non va trattato da soli, quindi anche il biologo nutrizionista si appoggia e si confronta con lo psicologo e con un team di competenza. Tra l'altro la Regione Lombardia ha emanato la legge numero 2 proprio sui DCA, andate pure a guardarla, che è uscita da poco, nel quale i biologi faranno chiaramente parte anche della cabina di regia, questo per far capire che ognuno ha un ruolo importante, e ricordiamoci sempre che il risultato è quello della persona e dell'atleta, quindi non è la vittoria del professionista, è la vittoria della persona in questo caso. Quindi assolutamente anche il non far finta, hai detto tante cose giuste, il non far finta che non ci sia un problema, oppure il mentire, che è un'altra cosa che nei disturbi del comportamento alimentare succede spesso, anche perché magari a volte in famiglia non si è capiti, anche chi circonda nella sfera familiare ha un ruolo importantissimo, e devono capire che cosa succede a queste persone. Quindi il lavoro anche dello psicologo non è soltanto magari per la persona, ma anche di team, della famiglia, assieme anche al nutrizionista, cercare di tutti quanti fare il proprio per riuscire a superare quel momento difficile, che purtroppo, ahimè, alcune volte non avviene. Però tu sei una testimonianza importantissima per noi, e soprattutto dopo sei riuscita a vincere i mondiali, adesso arriverai alle Olimpiadi, no? Quindi anche perché il karate, adesso tu, ecco, questo volevo chiederti, potresti darci intanto chiarirci questo dubbio, karate o karate? Perché anche qui ci sono tantissime... Ma si può dire in entrambi i modi, cioè okay. I giapponesi dicono karate perché significa appunto mano vuota, cioè senza l'uso di strumenti, però... Okay. Anche karate va bene, non ci offendiamo. Non ci usiamo termini sbagliati, quindi grazie anche di questo chiarimento. Dicevo che alle Olimpiadi, che dovevano essere in verità uno step ultimo, anzi non era previsto, perché tu hai detto, se non sbaglio, a tua mamma che si saresti fermata quando avresti vinto i mondiali, invece non ti sei fermata. Sì, è stato così, perché fin da piccola io ho questo ricordo nitido di Sara bambina che correva attorno al tavolo di casa, io intagliavo gli archi, cioè la legna, facevo archi, le frecce, perché mi sentivo un po' un piccolo maschiaccio, e quindi correvo attorno a questo tavolo di casa con la spada di legno in mano e urlavo campioni del mondo, campioni del mondo, e mia mamma mi guardava e mi diceva sì, vabbè, prima di diventare campioni del mondo ce ne vuole. E quello quindi è sempre stato il mio sogno, il sogno della mia vita, che quando sono riuscita a realizzare è stata veramente una scarica di adrenalina che a parole non si riesce a descrivere. E lì c'è stato un momento difficile poi, perché ho detto va bene, ho vinto europei, gare internazionali, italiani, mondiali, ho detto adesso che faccio, no? E poi in quel momento, dopo più o meno un anno, ci hanno detto che il karate finalmente sarebbe entrato alle Olimpiadi di Tokyo, in Giappone, dove il karate è nato, e quindi ho detto inizio questo viaggio, giusto per fare un racconto, inizio questo viaggio, da prima del ranking mi rompo il ginocchio, ho detto mamma mia che sfiga, si può dire che sfiga? Recupero bene, ritorno a vincere, arriva la pandemia, quindi non lo so come prosegua questo viaggio, però io la determinazione ce la sto mettendo tutta, le gare stanno andando molto bene, mi sento bene, e sembrerebbe che insomma questa Olimpiade si faccia, e io sono carica insomma. Ma guarda, io penso che magari questo ti serve anche per mettere a punto, come stavamo dicendo anche nel backstage, qualche cosa in più, quindi arrivare magari anche più preparata a questa Olimpiade. Assolutamente sì.
Anche perché tu hai dato un hashtag anche nella presentazione anche del tuo libro, hai usato Elegance of Power, no? Quindi l'eleganza del potere, che ti si abbina benissimo. Io ho avuto insomma il piacere di conoscerti, di allenare, di fare un allenamento con te, anche con insomma in ambiente protetto, ma comunque sei veramente di una determinazione pazzesca, anche quando ti eri fatta male, perché soprattutto noi ci siamo conosciuti quando hai avuto un infortunio che poteva per un altro atleta magari fermare, invece la tua determinazione anche lì era quella di ripartire, no? In quell'infortunio. Sì, questa è stata la mia fortuna. Non lo so se, cioè, probabilmente un po' ce l'avevo di mio, la determinazione, però molto poi si costruisce anche negli anni, forse, di pratica dello sport, perché alla fine quello che ti insegnano a scuola, quello che ti dicono i genitori, lo impari però fino a un certo punto. Quello che ti fa vivere lo sport sulla tua pelle lo impari molto più velocemente, quindi sicuramente il confronto con l'altro, la voglia di riuscire a vincere, gestire l'aggressività, che non è cattiveria, ma è comunque un cercare di fare meglio degli altre persone in un senso positivo, quindi anche il rispetto proprio dell'avversario, se ti riesci a battere, che diventa da stimolo per essere ancora più forti la volta dopo. Sono tanti aspetti che lo sport penso me li abbia insegnati, e questo poi lo dico spesso ai ragazzi: io ho dato tanto allo sport, ma quello che poi lo sport ha dato a me è molto di più, quindi e forse mi ha salvato anche, diciamo, per la parte alimentare, perché se non ci fosse stato l'obiettivo di vincere, di riuscire in qualche cosa, probabilmente avrei fatto più fatica, no? Perché poi in quel momento, quando cali tanto di peso, non ti senti più prestante, non riesci più a essere reattiva a quanto vorresti, e quella è stata la molla che mi ha fatto scattare un po' nella testa e dire: scusa, ma tu volevi diventare la più forte del mondo e ti stai autodistruggendo, la devi finire con questa storia perché tu vuoi vincere, no? E quindi mi ha aiutato. Qui vediamo il momento, insomma, questo è il podio, questo è il podio. Guarda, è una vita che pensavo a quel momento, e pensavo di fare salti mortali in avanti, all'indietro, mega cose, vi giuro, al momento nel quale ho visto che il tempo era finito, che avevo vinto, che ero io la cintura blu e che la cintura blu aveva vinto, sono crollata a piangere come una bambina, perché ho rivisto tutta la mia vita. Anche per quanto riguarda lo stress, comunque non solo l'emozione, ma di tutto quello che hai passato per arrivare lì. Ma volevo chiederti, intanto hai detto al presidente in studio anche, volevo chiedere quanto è inciso il peso, cioè nel fatto di essere poi trasformato in un disturbo del comportamento alimentare, il fatto di dover mantenere un peso, che poi quello è un riferimento però importante, quanto ha inciso sul problema poi essere trasformato in malattia? Allora, devo essere sincera, io non vorrei dire che è stata la categoria di peso a mandarmi in crisi il sistema e a farmi sfociare i problemi alimentari. Penso sia un vissuto mio personale, che poi l'ho anche raccontato nel libro in maniera molto schietta e anche molto cruda, che mi ha portato fondamentalmente ad essere molto cattiva nei miei riguardi verso me stessa. Ero molto rancorosa, mi volevo fare del male, e quindi all'inizio mi facevo del male attraverso il cibo, non avevo un buon equilibrio. Però poi da lì sono arrivate comunque delle pressioni per cercare di fare una categoria di peso inferiore a 50 kg, e quindi una cosa più l'altra poi ha portato a disturbo alimentare, però cioè, non è che dico sia stato proprio la categoria il problema. Certo, se ti ritrovi in una categoria che tu non ci stai bene, perché a livello di impedenziometria e tutto, comunque a livello medico ti dicevano che comunque dovevi stare sui 54-55 kg, e ti chiedono di stare 49-50, però non vogliono che perdi muscolo, però devi calare lo stesso, e quindi uno lo fa perché è determinato, però è stato quello che ha contribuito poi anche a far sfociare tanta aggressività che magari avevo verso me stessa e che poi ho sfociato nel cibo, insomma. Ecco, che infatti quello, anche la lucidità che di te mi sorprende, proprio la capacità di non dare delle colpe, ma di non neanche cercarle forse, però sicuramente le componenti che tu hai detto sono tutte importanti e possono rischiare. Poi ogni persona, appunto, in modo soggettivo riesce ad affrontarle o meno, e ci sono cose che pesano di più o di meno. Anche una semplice parola detta male nel momento giusto può essere un macigno, quindi sicuramente è importante, però ne sei uscita bene. Adesso tu sei in hotel, sei in ritiro con la nazionale. Yeah.
ecco, anche lì come gestisci la parte di nutrizione? Avete un nutrizionista che vi sta seguendo? Vabbè, assolutamente sì. Sì, noi abbiamo tutto uno staff che ci segue in tutto e per tutto, dai tecnici, il mental coach, i preparatori, il nutrizionista, a me segue Giovanni De Francesco che è il nutrizionista della Philcam, e fortunatamente abbiamo persone molto competenti, professionisti. Con lui ho un rapporto molto bello perché ovviamente capendo un po' il mio pregresso alimentare non mi si è mai imposto in una maniera strettamente rigida, cioè io sono abituata come tantissimi altri atleti ad avere, sai, la tabella, la scheda di allenamento che devi fare 10 ripetizioni di queste, 5 di queste, riposo di tot secondi, è tutto schedulato, tutto preciso durante tutta la mia giornata, durante gli allenamenti, e mettere la stessa metodologia, lo stesso perfezionismo anche nell'alimentazione tende a mandarmi un po' in fatica, perché nel momento nel quale magari non riesco a stare dentro nella tabella, sia cioè nel senso di mangiare di più, sia nel mangiare di meno, sia di mangiare qualcosa di sbagliato, uno tenderebbe ad avere, no, ora non ce l'ho più, però ricordo i sensi di colpa, perché questa malattia ha un continuo senso di colpa che non ti senti mai a posto con te stesso. Quindi ecco, fondamentalmente ora l'equilibrio di cui parlavo all'inizio della nostra conversazione che ho trovato è la cosa più bella, quindi so esattamente quello che bisogna mangiare, e penso che nutrirsi sia anche differente da mangiare, perché è importante avere, cioè mettere dentro nel nostro motore nutrienti sani, nutrienti veri, quindi sicuramente è importante anche l'integrazione, il bere molta acqua. Abbiamo dei protocolli da seguire nei periodi a seconda che stiamo facendo potenziamento muscolare, che stiamo combattendo di più, che ci stiamo avvicinando alla gara o che siamo in periodi lontani dalla gara. Però quello che poi mi piace è che rimaniamo comunque umani, quindi lo sfizio, il dolcetto, il momento di libertà dove dici: vabbè, ma questa cosa qui mi piace, me la posso mangiare un pochettino, non è che devo rimanere angosciato perché non ho seguito la tabella. Quindi fondamentalmente è trovare un equilibrio con se stessi, e questa è la cosa più importante. Ottimo. Allora, per quanto riguarda la community, potete postare le domande anche per Sara Cardin. Presidente, vorrei farle anche presente che Sara Cardin è appunto seguita comunque da un biologo nutrizionista iscritto, quindi un nostro collega della federazione. So che è un collega iscritto, quindi sei anche in buone mani. Ottimo, ottimo intervento, sì, non solo tu, anche a tutta la nazionale in questo caso. Quindi, Presidente, volevo terminare il discorso, fare saluti, intanto che la community può postare le domande per Sara, e poi tra qualche minuto lasciamo anche Sara, che chiaramente, essendo in ritiro, non possiamo trattenerla più di tanto con noi, che già si è dedicata veramente tantissimo questa serata. No, Presidente, io prego. volevo concludere quello che stavo già concludendo dicendo che le vie per alzare i livelli della conoscenza e dell'applicazione pratica dei nutrizionisti, che sono segmenti importanti della nostra categoria, ci sono ben presenti. Stiamo facendo un poco cose che non erano mai state fatte proprio per alzare il livello delle conoscenze pratiche e teoriche. Che il suo nutrizionista fosse un biologo iscritto mi fa molto piacere. Se non fosse stato iscritto sarebbe stato un abusivo e non avrebbe potuto certo lavorare alle dipendenze di una federazione. No, io questo lo dico perché purtroppo, diciamocelo, siamo in casa nostra, anche se abbiamo un gradito ospite. Io calcolo che i biologi che esercitano un'attività che non sono iscritti all'ordine per tutta una serie di motivi, a cominciare dall'incuria che l'ordine ha messo nell'andare a fare chiarezza nelle varie professioni, nelle varie attività che i biologi svolgono, sono oltre 20 mesi. Di questi credo che un buon un terzo siano 5-6 mila, 7 mila siano nutrizionisti. Quindi questa è un'altra partita che va chiusa perché è la guerra che io sto portando avanti contro determinati siti che mettono dentro un poco di tutti, medici, dietisti, nutrizionisti iscritti, nutrizionisti abusivi, insomma si fa molta confusione. Noi invece
invitiamo i nostri a consultare il sito, a scrivere, ad interpellare l'ordine, a pretendere risposte semplici ed esaurienti, ma soprattutto risposte che hanno il crisma della legittimità, perché quando noi rispondiamo a degli interpelli lo facciamo con la consapevolezza di attingere alle leggi, alle norme, e ce ne assumiamo come ente pubblico, perché siamo un ente pubblico, ce ne assumiamo la responsabilità innanzi a tutte le autorità e le istituzioni sanitarie, sportive, ambientali e quanto. Quindi io mi congedo, vi auguro di proseguire il lavoro, auguro facendo debitamente, manderò in regalo un corno napoletano alla nostra campionessa, che dalla cui parole ho visto che ha passato molte vicissitudini, perché è una bella ragazza, ci sarà molta invidia, molta molta invidia, quindi ci vuole un bel corno di corallo da portare appresso, nascosto, perché altrimenti non funziona, anche nella giacca della tuta. E mi auguro che questo espediente tutto napoletano, secondo Edoardo, non è vero, ma ci credo, questi gesti apotropaici che li facevano i greci, no? Quindi è una tradizione greca. Quindi tramite Rudy io la omaggerò di questo corno in corallo, manderò a prendere a Torre del Greco, piccolino, ma diciamo esorcizzato a dovere, e quindi in modo tale che valga anche in Giappone, insomma, sarà un esorcismo internazionale. Mi auguro di poterla rivedere, anche perché è un bel video. Grazie, saluti grazie, a tutti i colleghi. Grazie Presidente, grazie anche come delegato che ha permesso appunto la riuscita di questo evento e ci ha concesso appunto la possibilità di fare questa cicloconferenza. Buonasera Presidente, grazie ancora. Sara, arrivano delle domande, chiaramente una che c'è sempre, la domanda che c'è sempre, raccontaci la giornata alimentare tipo. So che però prima appunto di raccontare questa cosa vorrei chiederti, tu hai trovato subito comunque appoggio, prima di capire appunto di doverti appoggiare a un professionista anche per la parte di nutrizione, oppure hai insomma fatto anche tu, come diceva il Presidente, visite di siti piano piano, non so, l'integratore, hai fatto un po' di... sei stata un po' autodidatta anche. Allora, innanzitutto mi scuso sempre se c'è un po' di confusione, ma vi ripeto, sono nell'hotel. Allora, io inizialmente, quando ero ragazzina, facevo molto da autodidatta, quindi fondamentalmente mangiavo di meno e correvo tanto, stavo diventando una maratoneta, quindi quello era il mio modo per calare il peso. E in realtà adesso dopo tanti anni con Giovanni mangiamo di più e calo il peso lo stesso, e a volte non riesco, dico com'è possibile, in realtà è effettivamente così. E io penso che affidarsi a un professionista sia la cosa più giusta, soprattutto magari in situazioni molto molto delicate, quindi quando vai a trattare con atleti di altissimo livello che sono comunque delle Ferrari gestite al millimetro, dove ogni piccola componente fa la differenza, la nutrizione, ecco, non è una piccola componente, è una grande componente, quindi essere supportati e gestiti da un professionista è importante. Bene, Sara, se vuoi rispondere alla domanda della collega. Certo che sì. Allora, innanzitutto, io sono sponsorizzata da degli integratori, non li nomino, però ovviamente alla mattina quando faccio la colazione mi faccio il mio frullato proteico, che è il cioccolato, e lo faccio fondamentalmente perché mi piace tanto il cioccolato, altrimenti mi mangio le mie fette biscottate con la marmellata, le mandorle, un caffè, la cosa che faccio sempre, questo è un buon proposito del giorno, questo sono sincera, mi sveglio e mi bevo sempre un bicchiere d'acqua con tipo un po' di aloe o anche soltanto un bicchiere d'acqua, questo l'ho sempre fatto. Poi ti a metà mattina... Tiepida o l'acqua? No, o... mi bevo, cioè, non lo so, mi sono abituata che mi alzo e bevo un bicchiere d'acqua, mi hanno detto che è una cosa che va bene, quindi continuo a farla. Ne discuteremo anche con i nostri specialisti più tardi, con i nostri relatori. Esatto. Poi a metà mattina mi mangio una barretta,
faccio il mio allenamento. Durante l'allenamento ovviamente cerco di reintegrare sempre con i sali, prendo anche degli zuccheri a seconda del tipo di allenamento, se è molto intenso. Pranzo, mangio, penso come una persona normale, quindi una pasta, i miei 80 grammi di pasta, magari con del ragù, quindi c'ho sia un apporto di carboidrati che anche un po' di proteine. Il pomeriggio c'ho sempre il mio spuntino, che è una merenda un po' più grande di quella del metà mattina. Spesso mi mangio magari un po' di pane con la marmellata, ogni tanto se c'ho voglia ci metto pure un po' di cioccolata, mi mangio magari la barretta, un frutto, cose così, e mi alleno, perché mi alleno sempre, e poi alla sera di solito mangio più un secondo, tipo non so, del pesce o della carne con un po' di patate o... ma più che altro, ecco, cerco di in tutti i pasti di mangiare sia, cioè se la pasta non è la pasta bianca ma è la pasta con il ragù, o magari se mangio il, per dire, se mangio il pesce ci metto magari delle patate vicino, quindi una cosa per me molto semplice, non ho niente, sì, non ho niente di trascendentale. È quella cosa che prima, poi faccio prima di dormire, di solito mi mangio sempre qualcos'altro, per tipo una barretta, uno yogurt, qualsiasi cosa, perché altrimenti poi di notte mi viene una fame atroce, mi sveglio la mattina, aprirei certo. Il frigo e mi mangerei tutto. Certo, anche perché è il digiuno forzato la notte, quindi sicuramente esatto, fare tanti pasti. Esatto, magari, mi mangio qualcosa prima di dormire. Ecco, questo assolutamente molte volte consigliato, anche specialmente agli sportivi, che comunque tu fai 2 allenamenti al giorno, quindi insomma sì. Importante anche come dispendio energetico, però abbiamo visto tanti piccoli pasti, costante, giusto da non fare pasti abbondanti, ma diciamo dare continuità. Sì, questa è una cosa che io, cioè, mi trovo benissimo sul fatto, io non sono una mangiona, sono sincera, nelle quantità non mangio tanto, però mangio spesso, quindi molto spesso mi faccio il mio spuntino e mi trovo bene, nel senso che comunque trovo l'energia giusta per tutta la giornata, però non ho neanche mai quella sensazione, sai, che mi alzo da tavola appesantita, cioè, che è una cosa che proprio forse per il mio pregresso non sopporto, il fatto di sentirmi con la pancia piena, però al tempo stesso magari, non so, ti fa sonnolenza o non sei molto brillante nelle cose che devi fare, quindi sì, mangio il giusto, però mi concedo anche i miei sgarri, che sono le cose... più belle. Poi se c'è Giovanni, lui lo sa, cioè io arrivo il sabato, la domenica, che io dico, beh, è sabato, domenica, magari non c'è una gara o cosa, io me lo faccio il mio cornetto col cappuccino, che è la cosa peggiore, che ora tutti i nutrizionisti mi stanno sentendo, mi diranno peste e corna su questo, però bisogna anche vivere, capito? Quindi ognuno poi trova i suoi sfizi. Tu hai dato anche una bellissima testimonianza di come si può guarire da DCA anche con un approccio multidisciplinare, come ci ricordava anche la collega, e poi vorrei capire anche quanti hanno avuto in questo momento del racconto tuo di cosa mangi durante la giornata, la cosiddetta fase dei neuroni specchio, quindi abbiamo parlato di acqua e chissà quanti hanno bevuto il sorso d'acqua in quel momento, nel senso che c'è anche questa azione, no? Molte volte dalla regia dicono in 3 o 4 sì, anche loro. No, guarda, io penso che sia molto interessante questo, perché spesso si parla tanto della nutrizione ma poco dell'idratazione, e specialmente su atleti del nostro livello mi rendo conto che è molto importante bere tanta acqua, perché non ci rendiamo conto di quanta acqua facciamo uscire, quanti sali minerali, quindi anche reintegrarla durante gli allenamti, quindi lo utilizzo. Bene, grazie mille Sara. Noi ti ringraziamo, non ti rubo altro tempo, seppur so che potresti stare con noi tutta la sera, perché sei una persona veramente fantastica, umile, da una campionessa ci si aspetta anche questo. Tu poi so che sei tifosissima anche della Juventus, di Del Piero soprattutto, quindi un altro grande esempio di campione anche fuori dal campo e come persona sempre disponibile, quindi ti rispecchi anche un pochino su questo, come persona con Alessandro Del Piero. Ti ringrazio, sì. Sei juventino? Sono juventino anch'io, però sportivo, quindi Alessandro Del Piero, bravo. Sicuramente come tanti altri campioni anche di altre squadre si sono dimostrati veramente eccezionali anche al di fuori, quindi insomma non è così scontato, è vero sì. Che siete persone, siete campioni del mondo e tutto, però... Insomma, sicuramente... Io sono la prima fan di tutti i grandi campioni che sanno essere persone comuni, penso che sia la cosa più bella, quindi ho tantissima stima sicuramente per Alex, ma poi anche per tantissime altre atlete, da Tania, Cagnotto, c'ho dei nomi, anche Federica che si è qualificata insomma per la sua quinta Olimpiade, ci sono dei nomi, penso, di cui dovremmo andare veramente tanto fieri.
È vero, assolutamente sì, abbiamo dei grandi campioni e anche delle grandi persone, questo sicuramente è un punto in più. Sara, ti ringraziamo, ti vedremo probabilmente intervistata anche dal Giornale dei Biologi, spero prossimamente che ci concedi anche questa cosa e speriamo di vederti alla prossima medaglia perché le domande le hanno riservate, così hanno detto anche i colleghi relatori che interverranno tra poco, che le tengono per quando tu vincerai la prossima medaglia. Quindi ci Bravi, stiamo aspettando. bravi. E soprattutto tanto tifo. Adesso mi aspetto un tifo di quelli strepitosi, eh. Assolutamente, tutti i colleghi vedo anche scrivono commenti positivi, in bocca al lupo per le Olimpiadi e sicuramente per tutte le gare che andrai ad affrontare. Noi ci sentiremo anche nei prossimi giorni, Sara. Ti ringrazio davvero tanto, ringrazio anche la federazione, tutti quelli che hanno permesso il tuo intervento stasera, perché comunque non è così scontato comunque averti qui, quindi veramente per noi è un onore e un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato alla riuscita di questo tuo intervento. Va benissimo, grazie, vi saluto Grazie tutti. Sara, Ciao. in bocca al lupo, grazie. Ah. Allora, proseguiamo anche ringraziando anche l'ufficio stampa chiaramente di Sara Cardin che ci ha permesso di avere la campionessa del mondo qui con noi ospite a testimonianza di un grandissimo intervento anche sulla parte di nutrizione e le difficoltà che gli atleti possono avere nella parte nutrizionale e di disturbi del comportamento alimentare. Quindi ringraziamo veramente tutti. Farei entrare dalla regia anche il primo relatore. Oggi con noi abbiamo il professor Colletti che ha fatto un intervento già in passato, anzi due, ed è piaciuto tantissimo, così come il dottor Vetrala che interverrà dopo, anche la dottoressa Boccato e tutti i nostri colleghi che ringrazio per essere intervenuti anche negli altri webinar, negli altri cicli di conferenze. E oggi parleremo di nutraceutica e controprotezione dello sport tra falsi miti e realtà e successivamente anche appunto con il dottor Vetrala parleremo anche di basket, quindi non solo di arti marziali come abbiamo fatto adesso, ma anche di basket sia nei giovani che anche nella parte, diciamo, di atleti di elite. È importantissimo chiaramente la parte articolare anche, quindi il professor Colletti oggi ci illustrerà tantissimi argomenti, come sempre saranno graditissimi e lascio la parola ringraziandole nuovamente per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie dottor Rossetto, grazie ONB per l'invito. È sempre un piacere partecipare a queste serate formative in cui la platea è sempre estremamente eterogenea. Grazie anche a Sara Cardin per la sua testimonianza. Sì, effettivamente mi collego un pochettino a quello che è la tematica che tratterò questa sera, vale a dire i nutraceutici nella controprotezione nello sportivo. Chiedo solo alla regia se mi conferma o se mi confermi tu, gentilmente Rudy, se Sì, si vedono le diapositive. perfettamente, si vedono perfettamente, prego. Perfetto. Bene, allora inizierei con l'affermare come in realtà quando parliamo di controprotezione, spesso anche noi del settore, immaginiamo il consiglio dei controprotettori fondamentalmente esclusivamente o all'atleta d'elite. E qui per par condicio ho messo Cristiano Ronaldo, ma ho messo anche una campionessa del mondo che abbiamo avuto l'onore di sentire poco fa. Oppure al massimo il nostro immaginario sull'indicazione dei controproiettori possiamo tararlo sull'anziano giovane o l'anziano meno giovane con già una sintomatologia franca. Bene, in realtà quello che tecnicamente il target, lo vedremo, dei controprotettori riguarda sì l'atleta d'elite, ma riguarda anche l'atleta amatoriale che magari va e svolge attività fisica 2, 3, 4 volte alla settimana per divertimento, insomma, il giocatore che va a giocare a basket con gli amici al campetto, piuttosto che anche in serie minori, piuttosto che il soggetto in sovrappeso che deve perdere del peso e quindi si mette di buona volontà va a correre. Oppure ancora il lavoratore, semplicemente il lavoratore che è sottoposto a dei carichi fisici anche relativamente pesanti. Ecco, questi sono tutti i veri target della controprotezione, per cui lo spettro, il target che riguarda l'indicazione dei controprotettori sostanzialmente è molto più ampio di quello che possiamo immaginare. E quando parliamo di controprotezione non possiamo non fare un cenno su quella che è lo schema classico dell'infiammazione, che peraltro avevo già riportato nella
nel webinar scorso, in cui si vede chiaramente la cascata dell'acido arachidonico, fondamentalmente il ruolo che ha l'acido arachidonico e l'intervento di ciclo e di ipossigenasi sulla formazione di leucotrieni, trombassani e prostanoidi e conseguentemente quindi l'innesco dei processi infiammatori, ahimè spesso associati a comparsa di dolore e eventualmente componente edemigena. In realtà oggi abbiamo individuato un altro pathway che è responsabile dell'innesco dei processi infiammatori, possiamo definirlo come il re dell'infiammazione. Questo è NFKB, un fattore di trascrizione ormai decisamente noto, che è responsabile dell'attivazione di citochine, chemochine, interleuchine, quindi fondamentalmente, ma anche molecole di adesione endoteliali come ICAM1 e VICAM1, che non sono responsabili solamente dei fenomeni infiammatori, ma anche per esempio dei fenomeni di adesione, invasione e quindi anche nel rischio oncologico in senso lato. Questo NFKB oggi è target di numerosi nutraceutici, magari farò un cenno alla fine anche sull'infiammazione, e quindi possiamo definirlo come un target certamente importante anche quando parliamo di condroprotezione in senso lato. Cosa succede alla matrice cartilagina? Succede che quasi sempre, almeno quando parliamo di sport ad alti livelli, ma anche per quanto riguarda lo sportivo amatoriale, c'è un trauma che determina la produzione di infiammazione, l'attivazione di queste cascate infiammatorie, conseguentemente quindi all'attivazione anche di metalloproteasi di matrice, degradazione della matrice cartilaginea e dolore associato quindi a infiammazione, componente edemigena, e quindi si instaura una sorta di circolo vizioso che si rinforza ed è difficilmente stoppabile, difficilmente aggredibile se non nelle prime fasi iniziali. E ovviamente esacerbando e protraendo quelli che sono gli effetti dell'infiammazione, del dolore associati a un alterato stile di vita, una mancata prevenzione, a un mancato intervento precoce, quello che si può instaurare nell'arco di anni sono i cosiddetti processi legati alla progressione dell'osteoartrosi. L'osteoartrosi che cos'è sostanzialmente? È una malattia infiammatoria caratterizzata da un danno alla matrice cartilaginea, successivamente vi è una risposta ai condrociti al danno, diminuzione della sintesi del tessuto che già è limitata di suo e degradazione del tessuto che mano a mano si fa più importante, conseguentemente poi ecco come si sviluppa la patologia franca. E qua come non ricordare l'esempio di calciatori, ma anche di altri atleti d'elite sportivi che in qualche maniera hanno testimoniato come la qualità di vita, una volta sospesa l'attività agonistica, sia calata drasticamente in seguito a fenomeni artrosici, osteoartrosici precoci, caratterizzati o da una ridotta prevenzione, per quanto si potesse all'epoca conoscere il concetto di medicina preventiva, di medicina di iniziativa, oppure anche possiamo definire dolori associati a lo sport di per sé, gli sport di contatto, così come gli sport da combattimento, che inevitabilmente hanno dei contenuti traumatici che nel lungo termine possono avere delle influenze negative. Per cui in tutto questo quello che dobbiamo chiederci è: i nutraceutici possono avere un ruolo nella terapia medica e in che maniera si possono collocare nell'atleta d'elite e nello sportivo in senso lato? Sicuramente qual è il ruolo dei nutraceutici? La prevenzione primaria, quindi laddove non ci sia ancora una malattia franca, uno sviluppo concreto della malattia, e quindi sostanzialmente la prevenzione primaria riguarda il paziente, l'atleta, che vuole fare prevenzione per ridurre il rischio o in qualche maniera rallentare il decorso o lo sviluppo di una determinata malattia o fattore di rischio. Secondo appunto, rallentamento del danno prima dell'introduzione del farmaco o di trattamenti semi-invasivi, così come il potenziamento di una terapia impostata. Ecco, questi sono aspetti assolutamente rilevanti, così come
il rallentamento del danno per allungare i tempi pre-recidiva. Pensiamo a quegli atleti che devono subire anche abbastanza ripetutamente nel tempo degli interventi chirurgici. Ed infine la gestione di pazienti in cui i trattamenti standard sono controindicati per la presenza di comorbidità. Questo è un aspetto che riguarda meno l'atleta d'élite, ma per esempio un lavoratore piuttosto che un adulto che presenta delle comorbidità tali da vedersi controindicate alcune terapie farmacologiche convenzionali, ecco, la gestione dei nutraceutici in questo senso può essere rappresentare un supporto. E quali sono le indicazioni dei condroprotettori? Sicuramente la condroprotezione lo vedete come un punto esclamativo, perché il concetto di condroprotezione rispecchia quello, non quello che ho introdotto nella prima diapositiva, vale a dire l'anziano giovane o meno giovane con già una sintomatologia conclamata, ma tendenzialmente si dovrebbe condroproteggere laddove vi è ancora una matrice cartilaginea sufficientemente sana. Quindi nell'atleta d'élite bisognerebbe intervenire ancora proprio nelle prime fasi iniziali di approccio allo sport da parte dell'atleta, quindi non dico nell'età adolescenziale, perché tendenzialmente sarei un po' troppo precoce, però ecco, nel post adolescenza, quindi una volta compiuta la maggiore età, già 19, 20, 21 anni di età, la condroprotezione può rappresentare sicuramente un topic per non solo migliorare la qualità di vita nel lungo termine dell'atleta, ma anche magari cercare di allungare quella che è la sua produttività e i suoi anni di carriera. Un'altra indicazione riguarda la riduzione dell'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei o corticosteroidi. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto non tanto nell'atleta, ma laddove stiamo vivendo in un periodo in cui vi è un forte abuso di farmaci antinfiammatori non steroidei, per qualunque ragione fondamentalmente. Ecco, se i condroprotettori dimostrassero di essere, non dico un'alternativa ai FAS o ai corticosteroidi, ma in qualche maniera essere un adiuvante, si potrebbe pensare anche a una riduzione del numero di dosi o del numero di somministrazione della terapia convenzionale. Così come un ritardo del trattamento invasivo, quindi del trattamento chirurgico, oppure un allungamento del tempo intercorso senza dolore fra interventi invasivi. Fra i controprotettori più studiati, ora, come un po' in tutto l'ambito della nutraceutica, bisogna soffermarci su quelli che abbiano un minimo di evidenza scientifica, un minimo di studi clinici randomizzati controllati alle spalle, lasciar perdere quella che è sostanzialmente la quota spazzatura, che ahimè è una quota anche molto ampia del settore. Ecco, fra i più studiati, certamente la glucosamina, la condroitina, il collagene idrolizzato, il metilsulfonilmetano, in certi sensi, anche se in misura minore, l'acido ialuronico, possono avere un impatto abbastanza significativo. Partiamo da glucosamina e condroitina. Bene, li riconoscerete già, sono dei precursori dei glicosaminoglicani, quindi sostanzialmente costituiscono i mattoncini che portano ad un aumento della sintesi di acido ialuronico e conseguentemente quindi anche della produzione di glicosaminoglicani e quindi della produzione di collagene. Bene, la glucosamina solfato è stata testata in diversi studi clinici. Questa è una meta-analisi di 31 studi clinici randomizzati e controllati che evidenzia come effettivamente la glucosamina solfato rispetto al placebo migliori significativamente la sintomatologia dolorosa, così come migliori la funzionalità articolare e il punteggio Lequence, che è un punteggio che tiene conto sostanzialmente di più fattori legati alla patologia osteoartrosica. Ecco, qua abbiamo un'altra meta-analisi che ci dice sostanzialmente le stesse cose. Ecco, l'importanza della condroprotezione si manifesta anche in termini di cronicità del trattamento. Non possiamo pensare che una glucosamina o una condroitina esercitino i loro effetti in un periodo di tempo limitato, quindi poche settimane. Il plateau dell'effetto, gli studi ci dicono che si ottiene dopo circa 3-5 mesi di trattamento, per cui la somministrazione dovrebbe essere o cronica, che è la cosa migliore, o ciclica, e parliamo di cicli molto lunghi, di almeno 3-4-5 mesi di assunzione. La glucosamina ha riscosso un'importanza tale che la Mayo Clinic, una delle entità più importanti dal punto di vista scientifico, ha definito il livello di evidenza nell'osteoartrite del ginocchio B
e il livello di osteoartrite generico, generale, sempre con un livello di evidenza B, quindi un livello di evidenza buono, mentre per la condroitina parliamo di un livello di evidenza A, quindi eccellente. Questo cosa vuol dire? Che alle spalle ci sono degli studi clinici seri, randomizzati e controllati con un gruppo placebo, e quindi sostanzialmente al dosaggi opportuni, che sono intorno ai 500 ai 1000 mg di glucosamina e di condroitina, possono esercitare effetti statisticamente significativi. A tal proposito, questa è un'altra meta-analisi di oltre 16.000 soggetti trattati con un COX-2 selettivo, cioè le COXIB, oppure con glucosamina, oppure con condroitina, oppure con glucosamina e condroitina solfato. Vedete come gli studi clinici, come questa meta-analisi evidenzi come l'associazione glucosamina e condroitina sia superiore in termini di miglioramento della funzionalità articolare rispetto a glucosamina da sola o condroitina da sola, e rispetto anche a celecoxib, e sostanzialmente abbia un effetto analgesico comparabile al celecoxib, a un basso dosaggio di celecoxib. E questo è chiaramente un effetto importante, anche e soprattutto immaginato splittato su un atleta d'elite. Questo è un altro studio pubblicato su New England Journal of Medicine, quindi una delle 3-4 riviste più importanti al mondo, che ci dice sostanzialmente la stessa cosa, come la glucosamina, 1,5 grammi di glucosamina associata a 1,2 grammi di condroitina sia sostanzialmente comparabile a un celecoxib 200 mg in termini di effetto analgesico ed rigidità articolare, e quindi sostanzialmente su con un ottimo profilo di efficacia. Chiaramente, come spesso accade, non tutti gli studi sono concordi nell'evidenziare un effetto da parte di un farmaco, di un nutraceutico. Questi sono due studi, che lo studio Guide e l'EX, che hanno peraltro una corte di pazienti anche abbastanza significativa, perché sono oltre 600 pazienti in entrambi gli studi, che hanno avuto come obiettivo quello probabilmente di cercare di dimostrare un effetto un po' troppo pretenzioso per quello che è l'efficacia dei nutraceutici condroprotettivi. Cosa hanno cercato di fare questi due studi? Di dimostrare come in seguito a trattamento con glucosamina e condroitina in pazienti con osteoartrosi vi sia un miglioramento espresso come miglioramento radiografico in termini di spazio delle rime articolari. Ecco, questo sostanzialmente, anche per i non tecnici, è un outcome un po' troppo pretenzioso, laddove si interviene in uno status di malattia franca difficilmente aggredibile esclusivamente con l'approccio nutraceutico. Ovviamente, l'abbiamo detto, l'approccio nutraceutico deve essere presente all'inizio, non in una fase avanzata della malattia. Questo è un altro studio con la glucosamina, che ci dice come le glucosamine in realtà non siano tutte uguali, perché sul mercato abbiamo glucosamina solfato, abbiamo glucosamina cloroidrato, quindi abbiamo diverse tipologie di glucosamina. La migliore è senza dubbio la glucosamina solfato, perché determina una maggiore risposta farmacologica rispetto alla glucosamina cloroidrato. Questo è stato sia visto in studi condotti in vitro, sia studi condotti in vivo su animali e sull'uomo. Questo è un altro studio molto interessante, che è stato condotto su ciclisti, ok? E che ha dimostrato come la supplementazione con glucosamina riduca sostanzialmente la degradazione della matrice cartilaginea espressa con un target, con un marcatore, che è la CTX2, che è una sorta di telopeptidasi che induce degradazione appunto e degenerazione della cartilagine, per cui abbiamo anche degli studi condotti su corti di sportivi. Ma uno delle novità più importanti nell'ambito della glucosamina è sicuramente il suo ruolo in prevenzione cardiovascolare. Qui abbiamo uno studio su oltre 466.000 pazienti che sono stati seguiti per 7 anni in seguito a supplementazione con glucosamina. Ebbene, dopo 7 anni si è visto come i pazienti trattati con glucosamina beneficiassero di una riduzione statisticamente significativa sia degli eventi cardiovascolari, quindi della mortalità cardiovascolare e della mortalità totale. Questo sostanzialmente è stato attribuito al ruolo importante della glucosamina nel trofismo, quindi il ruolo trofico sul tessuto connettivo, quindi un potenziale ruolo anche nel miglioramento della stiffness vascolare, della rigidità vascolare,
e quindi un potenziale ruolo in prevenzione cardiovascolare, ma è stato anche attribuito al potenziale ruolo della glucosamina che esercita nella riduzione della componente dolorosa e miglioramento della rigidità articolare, in qualche maniera aumentando anche indirettamente i livelli di attività fisica in quei pazienti che magari non svolgono, hanno una vita prettamente sedentaria perché magari presentano dei problemi articolari, una sintomatologia articolare tale da non poter esplicare l'attività fisica. Ecco, la glucosamina indirettamente aumenta il tasso di attività fisica avendo un'azione diretta sull'analgesia e quindi sul dolore e sull'infiammazione e migliorando quello che è il livello di rigidità articolare. Altro nutraceutico interessante è il metilsulfonilmetano, l'MSM. Il metilsulfonilmetano è un composto solforato, quindi c'è un atomo di zolfo, particolarmente interessante in quanto è una molecola in grado di favorire la corretta permeabilità delle membrane cellulari, oltre che fornire essere uno stabilizzante di membrana sostanzialmente, ma è anche indispensabile per il suo ruolo trofico a livello articolare. In particolar modo questa è un altro studio di intervento che ha valutato gli effetti della supplementazione con metilsulfonilmetano rispetto a placebo in pazienti con artrosi del ginocchio. Si vede chiaramente come ci sia un miglioramento del dolore, della rigidità e della funzionalità articolare. Ovviamente questi supplementi possono essere anche accoppiati, possono anche trovarsi sotto forma di prodotti pluricomponenti. Questo è uno studio che ci fa vedere come per esempio la glucosamina e il metilsulfonilmetano dosati ad almeno 500 mg cada uno migliorino del 33% in più del 33% rispetto al gruppo placebo la sintomatologia dolorosa in pazienti con osteoartrosi del ginocchio. Poi ci sono altri nutraceutici complementari come la vitamina C, che peraltro ha un claim EFSA. L'EFSA, ricordo che la European Food Safety Authority, che ha sede a Parma, che è quell'autorità che avvalla o meno i claim, le diciture che possono essere dichiarate all'interno delle varie scatole dei prodotti integratori alimentari, ed effettivamente ha avvallato il ruolo controprotettivo appunto della vitamina C. E poi abbiamo la carnitina fumarato, che è un cofattore essenziale nella beta-ossidazione degli acidi grassi, quindi ha un ruolo trofico cellulare, così come il collagene idrolizzato che seppur non presenti una biodisponibilità eccellente, ha dimostrato di migliorare significativamente quello che è la funzionalità articolare. Ora stanno uscendo anche degli studi sulla carnitina, in particolar modo dosaggi di almeno un grammo di carnitina supplementati anche in soggetti che praticano sportivi. Ecco, quello che si assiste è un miglioramento degli score WOMAC, quindi del dolore e dell'infiammazione, così come del miglioramento di quella che è la rigidità articolare. E questo sostanzialmente quanto espresso graficamente, vedete come ci sia un miglioramento della scala VAS e un miglioramento della componente analgesica. Ecco, la vitamina C, oltre ad avere un ruolo controprotettore, ha un ruolo, lo sappiamo, anche antinfiammatorio, strettamente correlato alla riduzione delle metalloproteasi di matrice, in particolar modo la MMP1, 3, 9, 13, si assiste proprio a una riduzione dei livelli plasmatici di MMP1, e questo è importante perché è stato visto dagli studi di intervento come più elevati siano i livelli di metalloproteasi di matrice e più elevata è la sintomatologia percepita da parte del soggetto. Collagene tipo 2, andando rapidamente, è un nutraceutico che ad oggi è presente in diverse forme di mercato, in diverse forme farmaceutiche, è presente in diverse tipologie, esiste il collagene tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente il collagene di tipo 2 è la principale proteina del tessuto connettivo, è quello verosimilmente imputato nella sua azione di protezione dell'apparato articolare. Ecco, tecnicamente quello che ad oggi ha dato le maggiori garanzie è il collagene tipo 2 idrolizzato, quindi un collagene che viene ridotto in piccoli frammenti oligopeptidici in modo tale da ridurre il peso molecolare e consentirne
almeno a livello teorico, un aumento della biodisponibilità orale. Ecco, questo è uno studio di cinetica sostanzialmente che evidenzia come la UC, cioè l'area sotto la curva di un grafico concentrazione plasmatica contro tempo di un collagene di tipo 2 sia superiore, si parla di circa il 58% rispetto a un collagene non idrolizzato, ma ecco quello che è il messaggio, il key message è che il collagene idrolizzato è più efficace a parità di dosaggio perché ha una biodisponibilità maggiore. E questo è uno studio che ci fa vedere come il collagene di tipo 2 supplementato in pazienti con osteoartrosi e con un iniziale, quindi pazienti con osteoartrosi ha un beneficio, ha portato un beneficio in termini di riduzione del punteggio WOMAC, della scala VAS e del miglioramento della funzionalità di Lequest, addirittura una riduzione, un miglioramento comparabile a quella che è l'associazione glucosamina-condroitina 1500 mg. E questo è un altro studio interessante che ci fa vedere come maggiore sia la cronicità del trattamento con un collagene di tipo 2 e maggiore è anche l'efficacia percepita in termini di score WOMAC e score scala VAS. Ecco, questo è un altro studio condotto su sportivi, ora non mi ricordo bene che tipologia di sport fosse, però ecco, collagene di tipo 2 supplementato a atleti, vedete come con una rigidità articolare parzialmente compromessa per un infortunio e si vede come nell'arco dei giorni ci sia un miglioramento significativo di quella che è la distensione del ginocchio misurata col goniometro, quindi un'estensione in gradi. Ecco, la supplementazione nel tempo del collagene ha favorito rispetto al placebo, quindi pazienti con soggetti con lo stesso infortunio trattati non con collagene tipo 2 ma con placebo, vedete come l'estensione permanga sostanzialmente sia sostanzialmente la stessa sia dopo 30 che dopo 60 che dopo 90 giorni. E la domanda che dobbiamo porci è, un'altra domanda che possiamo porci è, può la supplementazione orale influenzare i risultati, magari i risultati di un intervento, di una riabilitazione post-intervento chirurgico? Beh, in teoria la clinica ci dice sì, potrebbe. Questo è uno studio che ha evidenziato come la supplementazione di nutraceutici nel post-intervento chirurgico possa favorire la riabilitazione post-intervento laddove riduca la componente dolorosa. In qualche maniera vedete come ci siano due grafici sostanzialmente, le colonne blu e le colonne arancioni. Le colonne blu sono pazienti trattati con placebo operati al tempo zero, un intervento chirurgico, lo stesso vale per la colonna arancione, la differenza è che le colonne arancione sono pazienti che hanno ricevuto il trattamento nutraceutico. Vedete come al tempo 1 le due colonne di mezzo sostanzialmente la componente dolorosa sia uguale per entrambi i gruppi, però al tempo 1 il gruppo arancione che inizia a supplementare con il nutraceutico e parte con l'attività fisica, con la riabilitazione post intervento chirurgico, ha una soglia del dolore praticamente costante, mentre invece nelle colonne blu si vede come la soglia del dolore aumenti nel gruppo placebo, quindi terapia nutraceutica che potrebbe essere adiuvante anche nel post riabilitazione chirurgica. Ricordiamoci che non tutte le tipologie di collagene sono uguali, l'ho detto in precedenza, quando parliamo di supporto articolare dobbiamo far fede al collagene di tipo 2. Ed infine una parola sull'acido ialuronico, che ha dimostrato di migliorare il dolore percepito nell'artrosi del ginocchio. Ancora una volta non si capisce molto bene come sia possibile un effetto così marcato laddove l'acido ialuronico ha un peso molecolare molto alto e conseguentemente una biodisponibilità orale molto bassa, ma vi assicuro che se voi andate a vedere la maggior parte degli studi, pochi però qualcuno c'è, pubblicati sull'acido ialuronico per via orale, ok, non per via parenterale, ha dimostrato di migliorare significativamente quello che è il dolore percepito. E poi abbiamo dei nutraceutici utilizzabili come sintomatici, laddove ci sia una presenza di tumor, calor, dolore oppure l'esofuncio, quindi laddove ci sia una componente infiammatoria sostanzialmente associata a dolore
e quindi componente demigena. Ecco, in questo caso i nutraceutici possono tornarci utili anche, come dicevo in precedenza, nella riduzione eventuale di dosi e o frequenza di farmaci antinfiammatori non steroidei assunti al bisogno, e questa è una review pubblicata abbastanza recentemente che ci fa vedere come ci siano effettivamente degli attivi, gli acidi alfa-bosvelici, la capsaicina, la curcumina, le catechine del tè verde, i gingeroli, le procianidine, gli omega 3 e gli omega 3 della serie, quindi EPA e DHA sostanzialmente, che possono ridurre significativamente l'infiammazione e o la componente dolorosa. Ecco, per quanto riguarda la bosveglia, una parola sulla bosveglia serrata, particolarmente nota, una gomma resita per essere ricca in acidi alfa-chetobosvelici, che hanno dimostrato di ridurre sostanzialmente l'infiammazione agendo in maniera simile a quelli che sono i inibitori di ciclossigenasi e lipossigenasi, quindi riducendo la cascata dell'acido arachidonico e quindi la formazione di leucotrieni, trombassani e prostaglandini. Anche in questo caso abbiamo degli studi che alcuni di essi iniziano a esserci anche appunto sulla popolazione sportiva, che evidenziano come possa essere un ottimo supporto se supplementata al dosaggio giusto, quindi almeno 300 mg di acidi alfa-chetobosvelici su infiammazione e dolore. Questo è un altro studio che dice sostanzialmente la stessa cosa: su oltre 400 pazienti si vede proprio come man mano che si procede con la supplementazione si riduce quella che è, migliora quello che è lo score VAS e quindi la sintomatologia dolorosa. Ancora una volta questo è un altro studio che ci dice la stessa cosa. Un cenno veloce sulla curcumina, che ho già trattato nello scorso webinar. La curcumina agisce sul re dell'infiammazione, così descritto da me inizialmente all'inizio di questo webinar, come qual è l'NFKB, il fattore di trascrizione NFKB, riducendo quindi l'attivazione di geni pro-infiammatori e per un certo senso i geni pro-apoptotici. Non a caso, se voi andate a vedere i risultati su infiammazione e dolore, la curcumina ha dimostrato di abbassare significativamente i livelli di infiammazione espressi come fattori di necrosi tumorale alfa, così come di essere un supplemento valido nell'iniziale osteoartrite del ginocchio, migliorando l'indice di dolore, migliorando la stiffness articolare, la funzionalità fisica e gli score globali. Questo è un altro studio molto interessante che ci fa vedere come la supplementazione di curcumina possa fungere da painkillers dei farmaci antinfiammatori non steroidei, quindi ancora una volta come possa ridurre drasticamente il bisogno di farmaci antinfiammatori analgesici, avendo già di per sé, già di suo, una buona azione analgesica antinfiammatoria. E questa è un'altra review meta-analitica che ci fa vedere come ci sia una riduzione statisticamente significativa anche per quanto riguarda l'effetto analgesico, oltre ad avere delle attività pleiotropiche abbastanza importanti, quali i suoi effetti sulla componente depressiva, che in un atleta rappresentano sicuramente un plus. Quindi, concludendo, quali sono i vantaggi dell'approccio nutraceutico? Che usualmente ha un buon profilo di sicurezza, a rare controindicazioni, forse eccezione fatta per la pregressa intolleranza o la presenza di comorbidità specifiche, rare interazioni con terapia farmacologica, gradite dal paziente, sono multi-target e soprattutto sono potenzialmente efficaci se il razionale farmacologico, il timing di assunzione e la durata dei trattamenti e i dosaggi chiaramente dei trattamenti risultano essere adeguati. Quindi quali sono i take-home message? La controposizione è più efficace quanto prima si interviene sull'atleta. La nutraceutica può rappresentare un'ARPA a supporto dell'atleta come adiuvante alla controprotezione, oltre alla cogestione dell'infiammazione e del dolore. Non tutte le molecole sono uguali, non tutte le associazioni sono uguali e chiaramente non tutti gli sport sono uguali. Quindi la personalizzazione del trattamento nutraceutico è un topic sicuramente rilevante anche e soprattutto non solo per... Noi pensiamo subito alla performance e al recupero, ma soprattutto nel miglioramento della qualità di vita dell'atleta e in un potenziale prolungamento degli anni della sua carriera. Chiaramente concludo sempre quando parlo di nutraceutica con un occhio critico che nuovi studi clinici randomizzati sono fortemente necessari, quindi nuovi studi di intervento sono necessari per ampliare le conoscenze di efficacia e sicurezza relativa al mondo della nutraceutica nello sportivo e non solo. Quindi io con questo concludo,
Vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande, discussioni e quant'altro. Grazie. Grazie, dottor Cognetti. Come sempre, professore, è stato veramente gradito il suo intervento, ha dato un sacco di spunti tra falsi miti e realtà, lo possiamo proprio dire, anche perché si è parlato spesso e volentieri, si sente dalle cartilagini di squalo a, insomma, ad altri integratori, a volte anche detta di qualcuno miracolosi, però ecco, gli studi sicuramente sono anche un pochino, in questo momento non ancora chiari, perché ci sono ancora, secondo me, alcuni aspetti, se posso confermarlo, su quale si deve lavorare, anche perché ci sono molte volte gli studi anche con delle discordanze tra di loro, seppur dicono entrambi, che abbiamo parlato di condrotina e glucosamina, che sicuramente questi due possono essere come due molecole, diciamo, biodisponibili, magari non eccellente a livello di biodisponibilità, ma comunque un assorbimento intestinale abbastanza... abbastanza buono per il livello articolare, non so se ce lo può confermare questo. Sì, no, la glucosamina e la condroitina, diciamo che non è tanto un problema di biodisponibilità o bioaccessibilità enterica, quanto un discorso legato, uno, ai dosaggi, perché in Italia la dose massima consentita come integratore alimentare per dose di 500 mg di glucosamina e 500 mg di condroitina. Gli studi clinici che hanno ottenuto risultati significativi sia sul dolore, sia sull'infiammazione, sia sulla rigidità articolare, sono stati condotti mediamente con un grammo e mezzo di uno e un grammo e mezzo dell'altro, per cui si dovrebbero prescrivere, si dovrebbero consigliare direttamente dei prodotti con dosi maggiori rispetto per DIE, per dosi, con dosi maggiori rispetto a quelli, altrimenti non otterremo dei risultati statisticamente significativi, perché chiaramente ci deve essere poi una correlazione fra il dosaggio utilizzato nello studio e il dosaggio che poi si consiglia al paziente. Il secondo aspetto riguarda la combinazione. Oggi si cerca di mettere il più possibile all'interno di una compressa, di una bustina, di una capsula o qualsiasi forma farmaceutica, ma molto spesso abbiamo tante componenti, tutte microdosate o sottodosate, per cui abbiamo dei prodotti assolutamente inefficaci che potremmo prendere e gettare nella spazzatura. Quindi, però devo dire, qualche azienda che lavora seriamente c'è, che produce dei prodotti validati e che investe del denaro per fare ricerca clinica c'è, e su quelle ci dobbiamo poggiare e basare poi anche il nostro consiglio, sull'atleta e sul non atleta. Ecco, assolutamente quello che ha detto è evidente anche nel fatto proprio che ci siano integratori con tantissime proprietà all'interno, comunque ingredienti, e molte volte è preferibile magari selezionare proprio ingrediente per ingrediente, diciamo ingrediente per rendere più ampio il panorama, ma però sicuramente forse più efficace in quello, o meglio, anche più c'è da capire ancora anche gli effetti che possono avere congiunti questi integratori o comunque questi ingredienti all'interno del prodotto, perché molte volte cozzano. Io ho sentito l'altro giorno proprio un atleta vegano, facciamo prendere la vitamina B12 e la vitamina C insieme. Quando, se mi corregga se sbaglio, la vitamina C inibisce la vitamina B12, quindi nello stesso momento, anche presi insieme alcuni integratori, e l'interazione integratore-integratore come farmaco-alimento, come alimento-alimento, a volte non va sottovalutato. Sì, è già difficile comprendere quelli che possono essere le alterazioni cinetiche di assorbimento fra 2, 3, 4 componenti, figuriamoci i prodotti che sono sul mercato che hanno 10, 15, 20 fino a 50, 60 componenti all'interno di una compressa, è francamente impossibile, e quindi una regola valida, generica, che dovremmo adottare sempre è che tendenzialmente più abbiamo un prodotto da 20 con una lista della spesa di ingredienti, e più verosimilmente quel prodotto sarà fortemente soggetto a variazioni non solo dal punto di vista cinetico, ma a potenziali interazioni farmaco-alimentari, nutraceutiche, che potrebbero non solo compromettere l'efficacia del prodotto, questo a un certo punto uno dice al massimo butto via i soldi, ma anche compromettere il profilo di sicurezza. Assolutamente, assolutamente concordo. C'è una domanda dalla community, collega Francesca Vita, che l'assunzione continua di condroitina ha delle controindicazioni? Tecnicamente no, causa, ci sono ovviamente una leggera ritenzione idrica, non di entità rilevante. Ecco, l'unica cosa nell'assunzione cronica di condroitina e glucosamina, monitorare il paziente
poi non si tratta sicuramente dell'atleta d'elite, ma se c'è un paziente che sta assumendo degli anticoagulanti orali o quindi del warfarin o anche i nuovi anticoagulanti orali, bisogna monitorarlo nel tempo, monitorare l'INR, perché potrebbe scoagulare leggermente. Per cui non è una controindicazione di massima, una controindicazione relativa da monitorare, ecco, quindi anche col supporto medico, chiaramente, monitorare il paziente nel tempo. Ecco, anche perché il collega Di Liberto dice appunto, prof, i limiti di assunzione della vitamina C è problematica in caso di calcolosi renale, accennato prima, ci sono. Poi faremo tra l'altro un webinar con la delegazione Lombardia proprio sull'insufficienza renale anche. Sì. Peraltro ringrazio sia la collega Francesca Vita e Mario Di Liberto, che so essere due biologi bravissimi, peraltro, sì, le domande sono peraltro pertinenti, e devo dire, sì, l'assunzione di vitamina C cronica, chiaramente a dosaggi importanti, aumenta a livello statistico quello che è il rischio di calcolosi renale, per cui anche quando andiamo con una supplementazione di vitamine o micronutrienti, è vero che sono vitamine e micronutrienti magari già presenti a livello di alimenti che assumiamo nella quotidianità, ma a maggior ragione, soprattutto laddove si interviene con dosaggi importanti, è importante conoscere la materia e conoscere bene quello che è non solo il piano alimentare, ma il piano di integrazione del paziente, sia esso sportivo, sia esso paziente. Ecco. Un'altra cosa importante che ha detto nella presentazione, il fatto anche di prevenzione, quindi il quando assumere, quindi diciamo... a problema già in corso oppure il lato di prevenzione, quindi anche nell'esperienza diciamo di prevenzione sicuramente se parliamo di atleti di elite sicuramente avremo il sovraccarico, lo sforzo e la poca magari il poco recupero che viene dato, l'idratazione e quant'altro. Poi ci sono anche chiaramente chi ha problemi invece di magari sovrappeso, e questo chiaramente va ad alimentare tutto questo, e non possiamo magari mi permetta di dirlo, di risolvere il problema solo con un integratore, ma anche lì un approccio multidisciplinare, attività fisica o meno. Assolutamente, l'approccio deve essere sempre multidisciplinare, bisogna conoscere le giuste potenzialità e i limiti di ogni approccio che si va a scrivere, a consigliare all'atleta, al paziente, all'adulto, all'anziano, qualsiasi tipologia di soggetto, e nell'ambito della nutraceutica bisogna essere consapevoli che un approccio nutraceutico nello stadio avanzato di una malattia è in rarissimi casi può condurre a una forma di efficacia significativa, per cui quando parliamo di un atleta dobbiamo prevenire fin dalle fasi iniziali in cui l'atleta si mette a svolgere attività fisica d'élite. Questo mi è capitato peraltro di vedere al di là dell'esempio diciamo eclatante di un calciatore come Battistuta, pensiamo a quegli sport in cui c'è una parecchia sollecitazione articolare, parliamo dello sci, ma mi è capitato di vedere ginnaste, no? Ginnaste che fanno per esempio ginnastica ritmica o sport sincroni, in cui si vede proprio come a 25, 26, 27 anni presentino già una qualità di vita scadente a causa di un inizio di fase di malattia, ecco. Questo sicuramente è importante, anche perché poi noi stiamo trattando sulla parte di prevenzione, di nutrizione, di integrazione di una patologia che poi molte volte sfocia anche poi in esperienze cliniche, perché comunque tantissime sono le persone che veramente non sta a noi poi spingere o parlare di questa cosa, ma sono chiaramente medici e specialisti dall'ortopedico al medico che può somministrare magari anche infiltrazioni e cose varie, quindi parliamo anche di una degenerazione che può andare anche oltre, diventare cronica, e questo portare anche delle problematiche. C'è stato un periodo dove si è parlato anche dell'associazione con le terapie infiltrative di acido ialuronico, con l'associazione completata con glucosamina, con retinfosfato e anche la biocurcumina. Ne ha evidenza di questo abbinamento? Certamente nelle forme conclamate importanti la terapia di acido ialuronico, non per via orale ma per via infiltrativa, è sicuramente la terapia d'iniezione o comunque una delle terapie che vengono solitamente prese in considerazione dagli specialisti per ovviamente bypassare non solo tutto il problema della biodisponibilità orale di queste sostanze, ma anche avere un'azione locale diretta di quella che è una molecola.
Ecco, quindi diciamo che l'associazione può essere sicuramente un razionale da perseguire e da seguire, soprattutto laddove ci sia una forma conclamata della malattia e quindi si voglia ottenere, al di là dell'azione diretta, locale, terapica, dell'acido ialuronico, un'associazione su infiammazione e dolore da parte di glucosamina, condroitina e biocurcumina per via orale. Quindi sì, il razionale c'è e ci sono effettivamente anche degli studi di combinazione. Grazie. Abbiamo un'altra domanda, sempre dalla dottoressa Vita. La condroitina a volte viene sconsigliata negli sportivi per l'insorgenza di diarrea. Secondo il parere che ha, è razionale oppure provare con un dosaggio magari più basso? Sì, effettivamente è vero questa osservazione, diciamo nelle forme IBD, Inflammatory Bowel Disease, ci sono alcuni atleti che hanno manifestato un aumento di effetti gastroenterici transitori, però comunque un aumento per esempio del numero di scariche diarroiche, per cui effettivamente c'è questo alert. Diciamo che statisticamente adesso esistono anche delle forme di glucosamina, stanno uscendo delle forme di glucosamina a lento rilascio, per cui hanno un approccio più soft anche dal punto di vista del rilascio del principio attivo a livello intestinale, e questo potrebbe ridurre almeno in parte il rischio di effetti collaterali nel paziente con malattie infiammatorie croniche intestinali. Detto questo, sì, l'alert c'è, però diciamo che quello che bisogna valutare è sempre il rapporto rischio-beneficio e quali sono i benefici che la glucosamina può apportare in relazione a quello che sono i rischi. In questo momento, trattandosi di un nutraceutico, si può splittare su altre molecole. Abbiamo parlato dell'acido ialuronico, metilsulfonilmetano, collagene idrolizzato, insomma ce ne sono altre in associazione che possono essere utilizzate. Grazie. Il dottor Lepper chiede se è possibile parlare, se ha senso parlare di integrazione con dosaggi valutati in somministrazione in base al peso corporeo piuttosto che di valori assoluti. Allora, per alcune molecole assolutamente sì, per altre meno. Mi spiego meglio, se parliamo di alcuni integratori che agiscono verosimilmente sulla performance o sul recupero, pensiamo banalmente alle proteine, no? Supplementazione con proteine o con essenziali, allora sì, si può parlare di supplementazione per chilo di peso corporeo, però sulle altre forme di nutraceutici che agiscono prettamente a livello sistemico, comunque agiscono con dei meccanismi di azioni, con dei target di azione definiti, per esempio l'infiammazione, il dolore, con la stessa rigidità articolare, ci sono delle dosi abbastanza definite che oscillano in dei range abbastanza limitati che riguardano l'adulto, persona adulta di circa 70 kg, per cui tendenzialmente il dosaggio è quello. Si può oscillare, nel caso della glucosamina per esempio, può oscillare dai 500 ai 1500 mg di supplementazione. È chiaro che laddove ci sia un atleta di 100 kg, potremo sbilanciarci anche verso supplementazioni di 1500 se non 2000 mg di glucosamina e condroitina. Ecco. Grazie. Si è detto anche che la condroitina solfato contribuisce all'elasticità della cartilagine e inibisce la sua degradazione, ed essendo una molecola altamente idrofila, però è in grado di formare veramente quel gel, diciamo tra virgolette, per metà il termine, che contribuisce poi a conferire anche alla cartilagine una resistenza alla compressione, oppure no? Allora no, sia la glucosamina che la condroitina in realtà hanno un ruolo trofico sul tessuto connettivo, il loro ruolo è quindi costituire delle sorti di mattoncini per la sintesi di glucosaminoglicani, quindi il loro ruolo è indiretto, non sono loro direttamente che vanno a formare, diciamo, chiamiamolo cuscinetto, ecco, ora se c'è qualche specialista all'ascolto mi odierà, ecco, però che ci dà una spiegazione in merito. Credo di tapparsi le orecchie in maniera transitoria almeno, ecco. Però il ruolo è indiretto, sono dei costituenti essenziali dei glucosaminoglicani e hanno un'azione trofica sul tessuto connettivo, in questa maniera si presume che possano esercitare una determinata azione preventivo-terapeutica. Detto questo, come spesso accade per molte molecole nutraceutiche,
quelli che sono i profili farmacodinamici sono ancora per certi versi da scoprire, da indagare, quindi magari conosciamo uno o due dei meccanismi di azione presunti da parte di queste molecole, quando in realtà magari sotto si scopriranno altri pathway su cui intervengono. Ecco. Grazie, grazie professore, è stato veramente esaustivo anche nelle sue risposte, come sempre. Grazie innanzitutto per i 3 interventi che ha fatto in questi cicli di conferenze. So che la rivedremo alla preparazione degli esami di Stato, il webinar degli esami di Stato della delegazione Lombardia, quindi la ringraziamo anche del suo contributo futuro, non solo quello appena passato e presente. Quindi siamo felici di averla con noi e veramente ancora tanti complimenti. Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti e buona prosecuzione. Grazie, grazie a lei. Andiamo avanti, procediamo con questo ciclo veramente importante, e con noi ci sarà il dottor Vetralla tra un attimo in studio, che parlerà proprio di condropatia femoro-rotula nel giocatore di basket d'elite. Sapete che il dottor Vetralla è già intervenuto come osteopata all'interno dei nostri webinar, specialmente per la parte appunto anche sportiva, perché comunque lui segue ed è molto molto anche bravo sulla parte di atleti e di atleti di elite, anche se parliamo proprio, se non lui, l'osteopata di riferimento della pallacanestro varese, quindi stiamo parlando di una docente di neuroanatomia, oltre che osteopata di riferimento, come dicevo, di atleti importanti a livello internazionale, e se può entrare con noi ci parlerà anche lui proprio della contropatia femoro-rotuliana con degli studi. Buonasera, anche. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. So che ci porterà anche un caso di studio stasera, dottor Vetralla, per quanto riguarda... Sì, un esempio con il quale ho avuto a che fare proprio riguardante la condropatia, quindi mi sono permesso di nominarlo e di proporre, di mostrare cosa ho fatto con lui in passato. Soprattutto non è che l'ha fatto con una persona, diciamo, alle prime armi nel basket, ma parliamo di uno dei professionisti più forti al mondo. Sì, un professionista. Adesso gioca a Madrid, gioca nelle Estudiantes di Madrid. Ci può dire anche il nome? Sì, Aleksa Avramovic. Ok, adesso qualcuno metterà. La regia dopo metterà qualche foto. Ok, volevo se possibile riallacciarmi all'ultima slide praticamente del dottor Colletti, che ringrazio, dove praticamente parlava di condoprotezione e diceva che la condoprotezione prima viene fatta meglio è. Ha perfettamente ragione, perché è giusto per inquadrare un attimino, come dire, l'argomento del quale voglio parlare, quindi della condropatia femorrotulea nello specifico, se la regia magari mette un attimo l'immagine, giusto per comprendere i rapporti articolari che ci sono, esatto, tra femore e tibia soprattutto, e tra rotula o anche patella. Praticamente la cartilagine è quella membrana che vediamo posta superiormente, se parliamo del femore, superiormente all'osso, in quello che è la sua porzione terminale del femore, e nella parte posteriore della rotula. La condropatia viene tendenzialmente suddivisa in 4 stadi come processo infiammatorio. Diciamo che il primo stadio rappresenta semplicemente quello che può essere un rammollimento della cartilagine stessa e quindi una sua infiammazione. Dal secondo stadio in poi si hanno delle piccole, poi sempre più marcate fissurazioni, fino ad arrivare al quarto stadio, che viene definito proprio come condromalacia, ormai in fase avanzata, c'è anche chi dal terzo stadio la evidenzia come condromalacia, e quindi ovviamente il paziente manifesterà dolori nell'area circostante al ginocchio, ma potranno anche essere portati come dolori, vengono indicati anche nella zona tibiale, vanno a scendere un attimino e ovviamente avvolgono il dolore, avvolge la porzione rotulea soprattutto, e come conseguenza si avranno dei dolori posteriori, perché si avrà difficoltà nell'appoggiare il ginocchio per il dolore stesso causato appunto dall'appoggio. Se dobbiamo andare a pensare le cause, ve ne sono anche di genetiche, una delle quali per esempio è il maltensionamento dei legamenti alari della rotula, quindi il legamento che sono quelli che mantengono la rotula in posizione. Se ho una visione del ginocchio anteriore, la rotula anteriormente è mantenuta dei due legamenti alari. Se congenitamente ho un maltensionamento di uno dei due legamenti alari, l'ortopedico tendenzialmente andrà a fare
un intervento chirurgico che viene chiamato lateral release e andrà a sezionare parzialmente e quindi a rendere leggermente più lasso il legamento alare teso per riportare nella centralità la rotula, perché la rotula ha questa particolarità di correre perfettamente all'interno di quello che è il binario creato dal femore, insomma. L'altro motivo tendenzialmente è il sovraccarico funzionale. Il sovraccarico funzionale, ovviamente, parliamo dell'atleta, ma il sovraccarico funzionale, come giustamente diceva il dottor Colletti, che è comunque a discapito di chiunque faccia dell'attività fisica o in maniera, esasperata, perché parliamo di sportivi d'elite, o comunque in che magari l'affronta in una maniera non adeguata. Il problema a livello della cartilagine rotulea può, con un termine quasi osteopatico, può essere una causa ascendente o una causa discendente. Se dobbiamo parlare delle cause ascendenti, quindi dal basso verso l'alto, andremo a ricercare delle problematiche che possono risiedere nella caviglia o nel ginocchio stesso. Per quanto riguarda le cause discendenti, ovviamente andremo a comprendere se vi possono essere delle alterazioni a livello della pelvi, della colonna lombare, per appunto il meccanismo, ho paura sempre di cadere troppo nello specifico con l'anatomia, quindi le ultime vertebre lombari, perché si legano all'osso iliaco con dei legamenti particolari, per poi appunto scendere quindi all'articolazione dell'anca per capire se qualche meccanismo alterato nel movimento di queste articolazioni potrà creare una conseguenza sul ginocchio stesso. Mi piace toccare anche un ultimo argomento che non sempre viene considerato come causa di dolore al ginocchio e viene, come finta condropatia, problematiche neurologiche. Cioè io posso avere un'irritazione del nervo otturatore o del nervo safeno interno, quindi particolarmente sto pensando all'area che va da L2 a L3 a L4, i nervi che partono da questa porzione lombare come percorso vanno proprio a innervare la zona del ginocchio, soprattutto nella sua parte mediale. Ecco che un'irritazione di questo nervo alla sua partenza o durante il suo percorso, quindi può essere a livello del piccolo bacino, a livello del pavimento pelvico nel foramo otturatorio, piuttosto che a livello del legamento inguinale, possono andare a manifestare dei dolori nell'area del ginocchio che vengono misconosciuti come condropatia, ma in realtà reale condropatia non sono. Questo è per inquadrare un attimino la zona e la particolarità. Quando parlo di problematiche ascendenti e discendenti, cosa vuol dire? Che noi osteopati andremo a fare dei test di mobilità e ricordo che l'osteopata è colui che va a cercare delle restrizioni di mobilità. Conoscendo l'anatomia, noi dobbiamo sapere che ogni articolazione ha un grado di mobilità, deve avere una determinata mobilità, e se questa mobilità non è espressa nell'articolazione del paziente, nelle articolazioni vicine vi potranno essere delle manifestazioni, di solito si dice ipomobilità da una parte, iper dall'altra, ed è quella che andrà in iper che ovviamente andrà a manifestare il maggior utilizzo e il maggior grado di dolore. Questo è per inquadrare la situazione. Nel caso specifico dell'atleta, non so se la regia ha qualche immagine di Alexa di quando era varese o di quando io sono andato a trovarlo. Ecco, questa è una foto, sono venuto particolarmente bene io, ok? Praticamente questo ragazzo è arrivato dalla Serbia, se non erro era il 2018, non vorrei dire una sciocchezza, dove praticamente arrivato dalla Serbia nell'estate, ovviamente come in ogni attività fisica, ogni attività sportiva professionistica, fanno un precampionato molto intenso, quindi una preparazione estiva molto intensa. Per quanto riguarda il basket, di solito si trovano nei primi giorni di agosto e fanno praticamente tutto agosto e la prima metà di settembre, molto importanti per quanto riguarda il carico di allenamento. Alex è arrivato, questo mi è stato detto dopo ovviamente, è arrivato con una distorsione alle spalle, una distorsione alla sua caviglia destra, non curata perfettamente in Serbia, nella squadra dove giocava prima, e praticamente i carichi di allenamento sempre crescenti avevano portato a manifestargli appunto un dolore al ginocchio che gli impedivano praticamente di spicare i suoi famosi salti.
fatta la risonanza magnetica non evidenziava nulla, quindi praticamente la condropatia come grado si poteva identificare soltanto come primo, non c'erano fissurazioni, non c'era nulla, e quindi il lavoro non è stato fatto solo e soltanto sul ginocchio dal punto di vista fisioterapico, e quindi con i colleghi della squadra, del team, della parte medica, che hanno ovviamente lavorato anche su quello. Sono andato a valutare la problematica originaria, che aveva praticamente originato il problema, e quindi era un blocco, spero di essere compreso, un blocco a livello di caviglia, soprattutto a livello del perone, nella sua porzione distale. Questo mi inficiava la mobilità dell'articolazione peroneo-tibiale superiore, creando un malposizionamento della tibia nei confronti del femore. Questo doppio tipo di rotazione di blocco articolare creava dolore a livello della rotula, perché creava un'iperpressione. Praticamente manualmente io potevo sentire la sua rotula sinistra, che normalmente aveva un ballottamento normale, la sua rotula destra non aveva movimento. Era in iperpressione. Questa iperpressione, lo dico sempre in maniera molto chiara ai miei pazienti, generava l'effetto grattugia, e quindi la rotula bloccata e il ginocchio sotto era molto compressa e andava praticamente a grattare in ogni movimento di flessa estensione, grattare termine poco medico, me ne rendo conto, ma secondo me si comprende, andava a infiammare durante ogni atto di flessa estensione la sua cartilagine, e quindi manifestava dolore. Diciamo che in una o due sedute, liberando la zona della caviglia, del perone e del ginocchio, praticamente l'atleta, il ginocchio è tornato come nuovo ed ha interrotto di fare quasi immediatamente dolore. Questo è stato il lavoro fatto con l'atleta. Dottor Vetrala ha detto anche una cosa importante, che è quella proprio del non tralasciare degli infortuni, magari anche banali, che possono essere invece poi dopo causa di problematiche più grosse. Quindi sicuramente importante anche quello che ha detto. Pensiamo anche degli edemi, magari in caso di, come ha parlato appunto, di magari anche delle caviglie, problemi sulle caviglie derivate magari anche da problematiche legamentose, anche perché una volta che il legamento è lasso, poi rimane lasso, quindi non è che poi riprende la sua elasticità, giusto, dottore? Assolutamente, e in anamnesi con ogni tipo di paziente, professionista o meno che sia, si va sempre a chiedere se vi sono stati infortuni, piuttosto che traumatismi particolari o lesioni legamentose o quant'altro, perché, come ho cercato di spiegare prima, vi sono cause ascendenti e discendenti, comunque multifattoriali, che possono portare una condropatia a manifestare dolore. Ottimo, grazie. Ricordiamo anche alla community che potete postare le domande per il dottor Vetrala, anche portando dei casi specifici, quindi approfittate anche della sua buona volontà di rispondere anche in diretta a eventuali domande. Chiaramente non è che si può fare di tutto, perché essendo online, insomma, non è proprio professionale, però qualche magari consiglio lo può anche dare. Con orgoglio, se posso. A gennaio sono andato a Madrid, come lei sa, per una conferenza. Ho avuto il piacere di essere invitato da Alex Avramo, e ci siamo visti, e una cosa che mi ha detto sul divano mi fa: il ginocchio non mi ha mai più fatto male. Questa è una grande cosa, assolutamente. Questa è la foto con la maglia delle Estudiantes di Madrid, sì. Stiamo parlando comunque di una veramente di un grande atleta, e risolve una riserva. Sì, anche perché poi pensiamo che molte volte ci sono degli atleti che lasciano il loro sport o terminano la loro carriera in anticipo proprio perché non riescono a risolvere problemi di questo genere. Mi ricordo anche Balzaretti, abbiamo parlato settimana l'altra della pubalgia, che ha lasciato proprio il calcio anche per via della pubalgia, che per anni l'ha perseguitato. Quindi insomma, ci sono atleti che se si riesce, diciamo, a prevenire o intervenire in tempo, magari si riesce anche a preservare qualche anno in più di carriera, no? Certo, assolutamente. E soprattutto mi viene in mente anche nel basket, perché poi parleremo anche dei giovani con la dottoressa Boccato, che è già in studio anche lei, sul basket e i giovani, anche perché ricordiamo proprio le sollecitazioni che hanno questi atleti nei cambi di direzione. Quindi io sto pensando anche alla velocità che si ha nel cambio di direzione e le sollecitazioni che vengono date a livello articolare, specialmente ginocchia, caviglia, anca. Quindi se pensiamo a questo asse, sono veramente importanti e notevoli, danno e possono dare degli importanti riscontri, positivi o negativi, ma però più delle volte chiaramente sono degli stress, perché non è mai l'atleta. Buonasera. Buonasera.
Quindi, dottor Vetrella, stavo dicendo appunto che questa parte di anche valutazione sul come migliorare performare e preparare l'atleta ad evitare questi infortuni, magari con la propria oggettività anche si può lavorare, come si può lavorare? Qual è il consiglio sull'attività? Allora, bisogna innanzitutto tenere presente che l'attività del basket ha sempre a che fare, come dire, il pensiero di questi giganti di 2 metri, ma in realtà sul campo la loro postura è quasi sempre in triplice flessione, perché sono sempre con una sorta di posizione difensiva, viene proprio fatta spesso con le braccia alte, le ginocchia piegate, le caviglie piegate, e quindi c'è un sovraccarico a livello delle articolazioni, dell'arto inferiore, della colonna, che è veramente importantissimo. Non a caso parlavo appunto di colonna, una delle cose più mi trovo più frequentemente a trattare non sono tanto le caviglie, che come percentuale direi che è la seconda per le distorsioni di caviglia, o la scavigliata come la chiamano loro, ma soprattutto i mal di schiena, perché sono posizioni molto forzate con dei poi ovviamente slanci improvvisi dove vanno a sovraccaricare tantissimo, per non parlare dell'impatto fisico che hanno i giocatori tra di loro, cioè è un gioco con un contatto veramente importantissimo, durissimo, un gioco molto fisico che crea realmente delle sollecitazioni a livello della colonna soprattutto veramente importanti. Quindi i lavori, come dire, sono mirati all'allenamento, alla sollecitazione di più articolazioni, ben tenendo presente la loro gestualità atletica. Ecco, ha detto bene proprio anche in relazione alla persona nello spazio, perché comunque dobbiamo calcolare anche queste persone di 2 metri, questi atleti di 2 metri, molte volte non sempre leggerissimi comunque, o a volte anche magari troviamo degli abiti astenici, ma veramente nel professionismo un po' di meno, però ecco, tra i giovani magari succede, poi la dottoressa Boccato ce ne potrà magari parlare di più. E lei, dottor Vetrella, ha dato un aggancio per una domanda che è rimasta indietro, tra l'altro, da Claudio De Donato, il nostro geopometre, che chiedeva che se gli integratori di glucosamina e condroitina possono essere efficaci in caso di ernia L5-S1. Mi permetto di rispondere io per non lasciare la domanda in sospeso, perché il professor Colletti chiaramente è uscito dal nostro webinar. Assolutamente sì, tra l'altro c'era uno studio anche che è stato pubblicato sulla BMC, quindi una rivista di medicina importante, dove si è dimostrato che i nutraceutici come glucosamina e condroitina aiutano soprattutto nelle fasi precoci di degenerazione a rallentare anche la degradazione del nucleo polposo, perché chiaramente poi magari il dottor Vetrella ci può spiegare bene un ernia disco come funziona, però ecco, questo può dare un aiuto, soprattutto chiaramente ci vuole del tempo, perché comunque gli studi sono stati fatti su 2 anni di somministrazione orale di glucosamina e condroitina, quindi chiaramente c'è stata evidenza anche per la parte, diciamo, di recupero della mobilità e anche chiaramente diminuzione del dolore, e in parte anche sulla parte clinica sono state fatte delle indagini con risonanze magnetiche e si è provato appunto che il recupero strutturale era netta evidenza. Poi io e il dottor Vetrella siamo stati ospiti anche ad Enspine, al Collegio Orale di Chirurgia a Londra, abbiamo fatto un intervento dedicato proprio sulla parte di colonna vertebrale, al Collegio Orale di Chirurgia, e si è portato anche l'attenzione. Quindi assolutamente, chiaramente, con condroitina e glucosamina devono essere, come diceva prima il dottor Colletti, di una certa qualità e magari meglio anche separate, ma con del tempo, e chiaramente la giusta anche parte atletica da rinforzare, quindi tutto quello che riguarda, specialmente su un L5-S1, tutta la parte del core, mi viene da dire, quindi il rinforzo addominale, lombare, paravertebrali, anche perché se ci sono delle sciatalgie chiaramente in atto, è importante anche che siano valutati la parte di postura e di vita quotidiana, giusto dottor Vetrella? Giustissimo. Se vuole darci 2 indicazioni in più sull'ernia del disco, visto che c'è arrivata così, pronti via. Semplicemente l'ernia del disco è la fuoriuscita del nucleo polposo attraverso l'anello, oh che bella immagine, attraverso l'anello fibroso. Diciamo che questa è molto molto semplificata. Ecco, questa è molto meglio. Il nucleo polposo è spinoso che esce, grazie alla regia veramente, che esce dalla parte esterna più fibrosa, e quando viene rotto la porzione più esterna può andare a imbrigliare, come in questo caso, direttamente la radice, e quindi manifestare dolore lungo il percorso della radice stessa in base a quale livello sia. E quindi questa immagine è veramente eccezionale, spiega tutto.
Spiega tutto. Ecco, tra l'altro, se possiamo lasciare l'immagine, quindi praticamente il nucleo polposo può anche rompere queste lamelle che trattengono questo nucleo polposo e andare a toccare chiaramente un nervo che poi magari va a servire una zona magari dell'arto inferiore. Quindi, esatto, su varie sollecitazioni di solito o è un enorme trauma, ma veramente grosso, parliamo di incidenti, o se no sono più micro o macro sollecitazioni, movimentazioni di carichi piuttosto che lavori pesanti, che possono andare pian pianino a far cedere l'anello fibroso intorno e poi in alcuni casi si può andare appunto l'ernia, può andare a toccare direttamente la radice. Delle volte può anche migrare caudalmente o cranialmente, quindi diventa un pochettino un conflitto su magari più radici, ma questi sono casi più complicati e grazie al cielo meno frequenti, insomma. Ecco, grazie mille, anche Claudio De Donato ringrazia, non so se è una collega o meno, mi scuso per l'eventuale mancanza di titoli, però sicuramente importantissimo anche la valutazione proprio della, come ha detto lei, della colonna vertebrale in assetto con la parte inferiore del corpo, anche perché poi tutto questo si congiunge, come mi insegna, nella zona del bacino, che è la giunzione tra gli arti inferiori e la parte superiore, e lì succedono un sacco di cose poi interessanti, no? E per lei sicuramente produzione di lavoro, ma per gli atleti molte dicono volte. Molti osteopati, ma anche chiropratici, il bacino sono le fondamenta, sono la prima cosa da andare a valutare sempre per qualsiasi problematica. Ok, grazie anche della spiegazione ben chiara. La dottoressa De Donato, tra l'altro, è una biologa nutrizionista collega, quindi ringrazio e mi scuso della mancanza. Potete continuare a postare domande se volete per il dottor Vetralla, che tra poco ci lascerà, perché lasceremo spazio anche alla dottoressa Boccato, o se vuole rimanere anche per fare degli interventi, visto che la dottoressa Boccato farà un intervento proprio anche sulla parte dei giovani del basket, però appunto se volete approfittare del dottor Vetralla ancora qualche minuto a livello professionale, sicuramente è disponibile. Una cosa volevo chiedere io invece, dottor Vetralla, su questa parte, come si può migliorare con dell'attività fisica la sollecitazione, cioè lo stress da compressione dato a livello del ginocchio, ad esempio, con dello stretching, con non lo so, come può... Alla base di tutto ci deve essere un equilibrio funzionale tra la loggia anteriore e la loggia posteriore del ginocchio. Quindi io devo avere un equilibrio di forza nella porzione anteriore, quindi quello che è il quadricipite, nei confronti della porzione posteriore, quello che è la muscolatura del disco crurale o dei femorali, e anche della zona del polpaccio. Questo perché i muscoli vanno a creare un bilanciamento tensionale tra il femore e la tibia, in anteriorità e in posteriorità, perché in qualche modo vanno a fare, è come se fossero dei legamenti attivi. Quindi il loro bilanciamento crea equilibrio. Al contrario, leggiamolo al contrario, se avessi uno sbilanciamento, quindi se avessi una grossa ipertrofia del quadricipite, avrei il quadricipite che si inserisce sulla porzione anteriore della tibia, quindi appena sotto il ginocchio, stiamo esagerando l'immagine ovviamente, trascinerebbe la tibia verso una relativa anteriorità, se ovviamente stiamo dicendo il quadricipite è molto più tonico, molto più trofico rispetto alla porzione inferiore, e questo già porterebbe una sollecitazione della tibia nei confronti della rotula, e quindi torniamo a parlare eventualmente di condropatia o comunque di sollecitazione legamentosa, che sono strutture molto più profonde rispetto alla cartilagine, e questo possono creare alla lunga dei dolori, ma ribadisco, non sono nient'altro che dati da uno sbilanciamento muscolare. Quindi bilanciamento muscolare per me è la priorità, oltre ovviamente all'allenamento e alle sollecitazioni stesse. Ecco, mi viene in mente appunto tanti ginnasti, ho avuto l'opportunità di preparare alcuni ginnasti anche olimpionici, e avevano questa retto del femore molto, molto, diciamo, sviluppato rispetto all'altra porzione del quadricipite, e si era aiutato proprio perché, per non sovraccaricare troppo l'articolazione del ginocchio, mi dica se la pensa così, che lei, se è corretto, anche un lavoro di stretching sul tibiale anteriore, perché molte volte si fa stretching sui polpacci, sulla parte posteriore della gamba, ma poi in verità nella parte anteriore viene tralasciata completamente, invece risulta essere molto importante anche è uno stretching molto efficace, ma va proposto, per quanto mi riguarda, a persone con una comprensione corporea molto fine, quindi ad atleti,
Se io penso al paziente normale, con normale identifico chiunque non faccia come mestiere l'atleta d'elite, diventa difficoltoso andare a comprendere come andare ad allungare quel tipo di muscolo e andarlo a percepire in maniera corretta. Bene, grazie dottor Vetralla. Io la ringrazio, è stato con noi per in questa conferenza, sarà sicuramente ospite nostro perché è stato graditissimo sia questo intervento così come tutti gli altri, sono arrivati messaggi anche dopo le dirette e si continuate le discussioni e i complimenti sono arrivati in modo elevato. È un gran professore. Grazie a lei e ci vediamo alla prossima evento della delegazione Lombardia. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci. E proseguirei anche con appunto la dottoressa Boccato che è già intervenuta anche lei nei nostri webinar, è una biologa nutrizionista, ha un master presso la scuola di nutrizione e di integrazione nello sport che ci parlerà oggi soprattutto dell'attività, dell'alimentazione del giovane cestista tra allenamenti e attività scolastiche, che già l'altra volta ci ha dato nell'altro intervento delle nozioni importanti soprattutto in questo periodo di Covid e adesso che molte regioni sono andate in zona arancione, ecco la ripresa delle attività in molti casi avverrà questa settimana e tante sono le domande che sono pervenute anche su come ripartire, ecco quali sono gli eventuali cambiamenti. Lascio a lei la parola e grazie ancora della sua presenza. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, ringrazio ovviamente nuovamente tutta la delegazione Lombardia dell'Ordine Nazionale dei Biologi che mi ha permesso di partecipare a questo ciclo di 5 conferenze dedicate alla nutrizione sportiva. Allora, volevo chiedere alla regia se si vedono le slide. Sì, stanno partendo, eccole qui. Perfetto. Allora, quindi, come anticipato dal dottor Rossetto, che ringrazio, vi vorrei parlare appunto di quanto soprattutto è importante l'alimentazione equilibrata e oserei dire anche organizzata più che altro in questo periodo in uno sport così dispendioso come il basket, soprattutto proprio da quando questi atleti sono veramente giovani. Di cosa parleremo? Allora, parleremo dei benefici della pallacanestro in età giovanile, delle peculiarità del basket, quindi dando una visione abbastanza generale, dei principi nutritivi coinvolti, quindi l'importanza dell'idratazione, dell'acqua e dei micronutrienti e dei macronutrienti, la digeribilità dei pasti e il timing nutrizionale. Vi mostrerò una giornata tipo alimentare di uno studente cestista con un allenamento però nel tardo pomeriggio, mentre per quanto riguarda il nuoto era nel primo pomeriggio. Infine vi porrò l'attenzione in modo particolare sulla motivazione del singolo e quanto è importante il lavoro in team. Allora, imparare a giocare a basket consente ai bambini di dedicarsi a uno sport sano, divertente, a contatto con gli altri. Infatti offre moltissimi benefici sia sul piano fisico che sul piano psicologico. È un ottimo allenamento cardiocircolatorio. Gli esercizi di preparazione e i movimenti richiesti da questo sport migliorano le capacità motorie coinvolgendo tutti i principali gruppi muscolari. I bambini piccoli che giocano a basket mostrano quindi una maggiore flessibilità e resistenza oltre che a una buona coordinazione. Diciamo che i corsi di basket hanno dei programmi che vengono personalizzati in base all'età del bambino. E generalmente si accettano dei bambini dai 5 anni in su, però diciamo che all'inizio ci si concentra sullo sviluppo delle abilità di base, mentre per quanto riguarda l'avvicinamento proprio al gioco e alle sue regole, di solito non inizia prima dei 7 anni. Quindi in quarta e quinta elementare i bambini sono già in grado di giocare basket a squadre. Giocare in squadra può sviluppa la socialità e la capacità di giocare insieme agli altri, imparando anche il valore della lealtà, quindi lo sport è molto molto importante. Quindi diciamo che i bambini imparano così fin da piccoli a prestare attenzione agli altri, a gestire la competizione e l'egocentrismo. Inoltre è utile, diciamo che i benefici di questo sport portano a
prepara i bambini, diciamo, ad affrontare meglio le sfide nell'età adulta, perché c'è una sana competizione. Inoltre aiuta a migliorare la gestione dello stress e a organizzare meglio i tempi durante la giornata, ad esempio, quindi il tempo per fare i compiti, per lo studio. L'alimentazione di uno sportivo, in particolar modo del giovane sportivo, come dicevo già nella scorsa presentazione, è un argomento che spesso veniva molto sottovalutato e trattato un po' con leggerezza, mentre secondo me, comunque secondo anche la biologia, è un argomento che è molto importante e da tenere in considerazione. E quindi è importante riuscire a garantire un sufficiente e adeguato apporto energetico per soddisfare in primis, appunto, e per sostenere l'accrescimento del ragazzo, ma anche il suo stato di benessere psicofisico, e ovviamente per supportare l'organismo durante allenamenti, partite, le giornate molto impegnative per quanto riguarda gli impegni scolastici e non. Il basket, quindi è un'abbreviazione ovviamente di basketball, è uno sport di squadra in cui ci sono due formazioni di 5 giocatori che si affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, quindi seguendo delle regole prefissate. Il cestista svolge un'attività fisica denominata stop and go, quindi alterna momenti di attività in cui consuma molto, alternati a momenti di completa inattività, quasi addirittura camminando, in cui il consumo energetico è ridotto veramente al minimo. I giocatori si vedono impegnati in una moltitudine di scatti di breve durata, come diceva il dottor Vetralla, e però sono di grande intensità, quindi sono impegnati proprio in frequenti cambi di direzione, salti, per riuscire ovviamente a impossessarsi del pallone prima degli avversari. Quindi diciamo che è fondamentale che i giocatori sviluppino molta forza esplosiva e che abbiano i riflessi sempre pronti. Quindi per riuscire a sviluppare queste caratteristiche, i giocatori di basket si allenano fin da piccoli in modo molto molto frequente, diciamo molti giorni a settimana, e perché è uno sport molto dinamico e veloce, quindi devono allenarsi molto per poter mantenere un alto livello di rendimento per tutto l'arco della partita. Il basket non è uno sport di pura forza fisica e neppure di endurance. È necessario quindi trovare il giusto equilibrio tra forza esplosiva, resistenza e velocità. Quindi per massimizzare queste caratteristiche è necessario fare molta attenzione all'alimentazione, quindi un'alimentazione completa e molto attenta soprattutto nel pre-allenamento e nel pre-partita. Un'alimentazione bilanciata è una prerogativa proprio essenziale nel basket, ma come in altri sport, in quanto ha il compito di fornire all'organismo tutti i substrati energetici e le componenti strutturali essenziali che servono proprio all'atleta. Durante lo sforzo, i processi fisiologici per la produzione di energia e per la contrazione muscolare inducono un aumento del fabbisogno nutrizionale, che quindi deve essere soddisfatto adeguatamente con la dieta. I sali minerali, le vitamine, gli antiossidanti sono fondamentali nel mantenimento della corretta funzionalità dell'organismo e possono quindi aiutare in modo particolare nel recupero fisico. A proposito di sali minerali, la sudorazione è un diciamo che nel basket è molto accentuata e dipende da diversi fattori, quali l'intensità e la durata dell'allenamento, dell'esercizio fisico, la temperatura ambientale, pensiamo al caldo e l'umidità delle palestre. Diciamo che i rischi di disidratazione e di calore aumentano quando la temperatura ambiente supera quella corporea. Inoltre, se l'umidità relativa è elevata, non si verifica nemmeno la vaporizzazione del sudore. In questi casi, quindi, sarebbe auspicabile o riprogrammare l'evento oppure far sì che vengano prese tutte le possibili precauzioni per assicurare che gli atleti siano sempre ben idratati e che quindi abbiano ampio accesso ai liquidi.
Oppure un altro caso particolare per cui potrebbe esserci disidratazione è quando un atleta è raffreddato, perché le bevande che vengono proposte giustamente sono fredde e l'incentivo a bere è sicuramente ridotto. Un altro fattore è l'abbigliamento, quindi più si è vestiti più il corpo si surriscalda. E poi ho trovato tramite un coach, diciamo, una situazione un po' particolare sulla disidratazione. Diciamo che soprattutto le ragazze tendono a limitare volontariamente il consumo di liquidi, perché sennò andrebbero troppe volte in bagno. Quindi diciamo che è un altro fattore che incide appunto sulla disidratazione. Infine anche la genetica è importante, quindi ci sono ragazzi ovviamente che sudano di più e altri che sudano di meno. Quindi piccole perdite d'acqua non sono dannose, ma se la perdita di acqua è superiore al 2% della massa corporea o se si fa esercizio per lungo tempo in un ambiente caldo, siamo di fronte, diciamo, a un livello importante di disidratazione. La carenza di liquidi è un problema che non va assolutamente sottovalutato, perché da sola è in grado di causare una debilitazione fisica molto importante, dei cali di concentrazione, spossatezza, rallentamento delle capacità e della velocità di risposta del giocatore. Influisce anche negativamente sulla reattività, sulla freschezza mentale, che guarda caso sono proprio due caratteristiche necessarie soprattutto per quanto riguarda la capacità di tiro a canestro e l'attenzione a riguardo degli schemi di gioco. Quindi per un giocatore di basket è fondamentale riuscire a mantenere un apporto idrico adeguato durante tutto l'arco della competizione e degli allenamenti, ovviamente, bevendo prima di scendere in campo e cercando di idratarsi con piccoli sorsi durante l'arco dell'attività. Nel basket sono previste durante una partita numerose interruzioni, ad esempio tra i diversi periodi o per i time out tecnici, quindi diciamo che per i ragazzi non ci sono scuse per non reidratarsi in maniera corretta. Diciamo che se si impone questa regola fin da quando gli atleti sono giovani, entrerà a far parte delle loro abitudini e sicuramente porterà a un miglioramento della prestazione oltre che a contrastare l'affaticamento. Il basket, come dicevo in precedenza, è una disciplina di impegno misto. Si alternano quindi momenti di gioco ad alta intensità, quindi fasi anaerobiche e fasi aerobiche di recupero, comunque con un ridotto sforzo fisico. Diciamo che nella prima fase, quindi la fase anaerobica, gli zuccheri e la fosfocreatina contenuti nei tessuti muscolari forniscono all'atleta la potenza esplosiva necessaria, soprattutto negli scatti e nei salti. Nel nostro organismo abbiamo dei depositi di energia sotto forma di glicogeno, ma non garantiscono un'autonomia energetica duratura, infatti vengono esaurite molto velocemente. Si stima un consumo calorico di circa 500 kcal all'ora, ovviamente per i più giovani, quindi è opportuno fare particolare attenzione alla cura, tra virgolette, di questa fase, quindi di questa fase anaerobica. Infatti il basket, diciamo che il 90% delle azioni del basket sono cambi di direzione, salti, accelerazioni, decelerazioni, quindi risulta fondamentale sviluppare grande potenza in pochissimo tempo ed è per questo motivo che l'allenamento costante è una peculiarità fin da quando si è più giovani. Dall'altra parte l'allenamento della resistenza e della capacità aerobica è importante per la gestione migliore delle fasi di recupero, quindi per favorire un proprio ripristino energetico tra un'attività ad alta intensità e un'altra subito successiva. Ogni partita ha una durata di 40 minuti, che sono suddivisi in 4 periodi da 10 minuti ciascuno. In NBA sono 12 minuti per un totale di 48. La suddivisione precedente era di 2 periodi da 20 minuti, però tra il secondo e il terzo periodo viene effettuato un intervallo che va dai 10 ai 20 minuti, quindi anche qui c'è una fase di stop. Il livello di resistenza di un atleta è legato anche e soprattutto alla capacità di mantenere le prestazioni fisiche anche e soprattutto nella parte decisiva della partita, ovvero la parte finale, quindi diciamo gli ultimi momenti di gioco. Volevo porre attenzione su questo concetto che secondo me è molto importante e riguarda appunto
la capacità, cioè i giocatori di basket devono essere in grado di adattare al meglio la propria strategia nutrizionale nei giorni di allenamento e nei giorni di riposo, questo per poter massimizzare le prestazioni fisiche. Testare diverse strategie alimentari è molto utile, soprattutto nelle fasi di preparazione atletica, in modo tale che l'atleta possa trovare la sua combinazione vincente, che sarà quella utilizzata ovviamente per la competizione. Si consiglia di non azzardare mai nuove strategie in prossimità di un evento importante, in quanto questo potrebbe portare l'organismo a reagire in modo magari non troppo aspettato e magari anche deleterio per la prestazione in sé. Ma veniamo quindi a tutta questa energia necessaria a questi giovani atleti. Parlavamo di freschezza e reattività mentale, quindi uno dei principali organi che necessitano di essere nutriti è il cervello, infatti gli zuccheri sono la sua fonte di energia fondamentale. I carboidrati rappresentano la fonte di energia principale dell'organismo e per far sì che l'atleta abbia energia per tutta la durata dell'allenamento partita, dovrebbe cercare di prediligere dei pasti ricchi in carboidrati complessi come pasta, riso, patate, in modo tale che il rilascio di zuccheri nel sangue sia costante e che non si abbiano proprio dei picchi troppo elevati della glicemia, che tra l'altro questo porterebbe a crisi di fame e a sicuramente una riduzione della concentrazione. Vi riporto i risultati di una review che ha valutato la letteratura riguardante la possibile correlazione tra l'ingestione di una certa quantità di carboidrati e il miglioramento di alcune abilità specifiche di alcuni sport intermittenti, uno tra questi ovviamente il basket. Non si è riscontrato alcun miglioramento per quanto riguarda l'attenzione e la vigilanza e nemmeno nei salti in verticale. Per quanto riguarda invece tiro, passaggio, dribbling, si è evidenziato un miglioramento nella precisione, però solo nella parte, diciamo, dei giovani atleti, con un'introduzione di carboidrati circa il 60% contro il 53% del placebo. Invece per quanto riguarda gli sprint, quindi scatti da 20 metri di velocità, il miglioramento è... si è evidenziato un miglioramento con un'ingestione di carboidrati che però aveva percentuali diverse a seconda dei diversi studi. Uno tra questi aveva un miglioramento del 14% con un'ingestione di 80 grammi di carboidrati all'ora. Diciamo che è necessario un lavoro un pochino più specifico, un pochino più approfondito, soprattutto nel basket giovanile, per capire in che modo l'assunzione dei carboidrati possa influire sulla precisione appunto di queste abilità. Un'altra caratteristica che non deve mai venire a meno è la capacità riflessiva. I riflessi sono tanto più rapidi tanto quanto i fasci nervosi sono sani. Per poterli rinforzare è necessario assumere un adeguato apporto di vitamine del gruppo B e di fibre, questo ovviamente non durante la pratica, ma deve essere veramente una sana abitudine costante. Quindi un'altra componente che deve essere presente nell'alimentazione del giovane cestista sono appunto le proteine, che svolgono una funzione strutturale, sostengono la crescita muscolare, e quindi ancora di più nel caso dei giovani cestisti risulta importante introdurre una corretta quantità, anche per prevenire gli infortuni, come diceva il dottor Vetralla. Diciamo che sono molto frequenti poi in questo sport. Spesso però l'apporto rilevato dai diari alimentari di questi studenti è risultato di molto inferiore al valore di riferimento. Gli apporti di riferimento dipendono appunto dal numero di allenamenti, dalle partite. In realtà se si tratta di atleti che eseguono 3-4 allenamenti alla settimana di un'oretta circa ciascuno, si ha bisogno di 0,8 grammi per chilo di peso corporeo di proteine. Se invece oltre ad allenarsi si giocano anche due volte alla settimana, due partite alla settimana, si arriva anche a un quantitativo di 1,2 grammi su chilo di peso corporeo. Se invece si svolge agonismo intenso con allenamenti quotidiani, partite molto frequenti, i campionati sono sempre molto congestionati, necessita di quasi 1,8 grammi per chilo di peso corporeo.
In realtà in determinati periodi della stagione può essere anche più elevato, e questo fa assistere a un catabolismo ingente, soprattutto quando appunto le partite sono molto ravvicinate. La costruzione di nuove fibre muscolari può avvenire solo se nell'organismo sono presenti componenti base del muscolo scheletrico, ovvero gli aminoacidi. Nel processo di sintesi delle proteine muscolari svolgono un ruolo importante le proteine nobili, che sono quelle ad alto valore biologico. Quindi per cercare di aumentare un pochino l'apporto di proteine è possibile inserire fonti proteiche anche negli spuntini, e quindi, come dicevo prima, un apporto corretto può essere utile per la prevenzione di infortuni. I grassi sono la seconda fonte energetica dell'organismo, ma non solo, agiscono anche a livello del sistema immunitario, in modo particolare per quanto riguarda la risposta antinfiammatoria. Sono da preferire ovviamente i grassi vegetali, e vanno ridotti quelli saturi e trans, che solitamente nei ragazzini risiedono appunto nelle merendine. La scelta della tipologia di grassi non è tanto importante sul campo di gioco, in quanto ovviamente vanno a dare chilocalorie in più e quindi un substrato energetico, ma la scelta risulta fondamentale di interesse per l'atleta per quanto riguarda la salvaguardia appunto della propria salute. È importante non ridurli drasticamente, ovviamente nemmeno abusarne, questo perché migliorano l'assorbimento delle vitamine liposolubili, una tra queste la vitamina D, che tra l'altro in uno sport come il basket, quindi indoor, è una vitamina a cui bisogna prestare ancora più attenzione. La prima digestione inizia in bocca, quindi è importante ricordare ai ragazzi quanto sia importante masticare correttamente e lentamente. Il cibo ben masticato attraverso l'esofago arriva direttamente nello stomaco, che si dilata appunto per raccogliere il materiale che arriva. Grazie alla contrazione della tonaca muscolare che riveste lo stomaco, che è molto potente, il cibo viene mescolato con i succhi gastrici e disintegrato, quindi è ridotto letteralmente in particelle di piccole dimensioni. La velocità di svuotamento gastrico dipende quindi da diversi fattori, dal volume, dalla densità energetica e dalla digeribilità del cibo consumato. Quindi diciamo che grassi, proteine e carboidrati rallentano lo svuotamento gastrico. È un effetto che dipende essenzialmente dal loro contenuto calorico, e abbiamo quindi un effetto più marcato per i grassi. Dobbiamo sottolineare però che tutti i pasti che noi consumiamo sono composti da un mix di nutrienti diversi. Questo ovviamente modificherà in base alle diverse interazioni la velocità con cui il pasto è digerito. Altri fattori che possono influire sono la viscosità del cibo, i metodi di cottura e di preparazione utilizzati. Anche il consumo di fibre insolubili e solubili modifica il transito intestinale. Quindi le fibre insolubili, legando l'acqua, aumentano il volume del materiale fecale, quindi abbiamo questa stimolazione della peristalsi, che è quindi questo movimento dello stomaco, quindi rende più rapido il transito intestinale, mentre le fibre solubili, creando un gel quando vi è la presenza di acqua, aumentano la viscosità del materiale, quindi aumenta la sensazione di sazietà e consegue che appunto la velocità di svuotamento gastrico è rallentata. In definitiva, quindi, le sostanze a ridotto contenuto calorico attraversano lo stomaco molto rapidamente e altrettanto rapidamente passano nell'intestino, mentre il cibo solido impiega un tempo che può andare da qualche minuto fino a qualche ora. Una delle domande più gettonate da parte dei genitori di questi ragazzi è: cosa devo preparare prima di una partita? Oppure cosa dovrebbe mangiare il ragazzo prima di un allenamento? Ma se la partita è alle 11, a che ora deve mangiare? Quindi voglio darvi qualche indicazione a riguardo del timing nutrizionale, e in seguito vi mostrerò alcuni esempi. Vi riporto innanzitutto il risultato di uno studio che ha mostrato quanto il consumo di un pasto ricco in carboidrati, povero in grassi e proteine, 3 ore, 2 ore e mezza prima dell'impegno fisico, abbia portato ad un miglioramento delle prestazioni durante l'esercizio fisico.
Sottolineo inoltre l'importanza di non affrontare, e questo lo ribadisco anche dallo scorso webinar, di non affrontare un qualsiasi impegno sportivo con lo stomaco pieno o a digiuno da più di 3 ore. È fondamentale comunque valutare caso per caso, e questo quindi è un lavoro che deve fare bene il professionista della nutrizione, e capire quali sono i tempi di digestione di ciascun ragazzo. E infatti si è visto anche dall'esperienza che alcuni riescono tranquillamente anche a mangiare solo 1 ora e mezza, 2 ore prima e stare benissimo in allenamento, mentre altri necessitano di maggiore tempo. Quindi è importante fare caso e fare attenzione alla risposta individuale di ogni singolo cestista. Quando il lasso di tempo tra l'ultimo pasto principale e l'allenamento è maggiore di 3 ore, per ovviare al problema che vi ho appena citato, quindi riguardante l'affrontare l'impegno fisico a digiuno, è possibile introdurre uno spuntino e in seguito vi mostrerò qualche tipologia. È una fase importantissima su cui si concentrano tanto gli allenatori, è il recupero post esercizio fisico, post allenamento, post partita. A seconda della durata e dell'intensità, il pasto post allenamento sarà diverso, ma dovrà essere composto da tutti quegli elementi che sono stati utilizzati nell'allenamento e che vanno quindi reintegrati. Il prepartita è davvero una fase cruciale da curare molto attentamente, e è opportuno non arrivare mai impreparati sulla decisione e preparazione del pasto da consumare, ma è utile informarsi qualche giorno prima in modo tale da gestire anche l'energia da introdurre nei giorni precedenti al match. Questo può essere valutato insieme appunto al nutrizionista, con il quale si valuterà anche come modulare le energie da introdurre in base a come saranno i tempi effettivi di gioco del singolo atleta. Come dicevo nella slide precedente, ci tengo a sottolineare nuovamente di cercare di limitare l'introduzione di alimenti ricchi in fibre per evitare possibili disturbi gastrointestinali, e ultimo ma non meno importante, introdurre pasti piacevoli. Che da nutrizionista, cioè, va bene seguire tutte le regole tecniche che vi ho appena enunciato, ma è consigliabile far consumare pasti che piacciono al giovane giocatore, in quanto ciò questo può aiutarlo sia per quanto riguarda appunto il lato energetico, sia che per quanto riguarda l'aspetto psicologico. Qui vi ho mostrato 2 giornate tipo di uno studente cestista ai tempi del Covid, quindi come per un nuotatore, sempre in presenza o in DAD. La cosa che cambia appunto qui è l'allenamento nel tardo pomeriggio, quindi il pranzo generalmente non è una problematica, una grossa problematica. In presenza sveglia, la colazione è sempre di corsa, questo mi è stato detto e dichiarato dai genitori. Lo spuntino lo fanno a scuola se possibile, ovviamente dipende dalle regole delle diverse scuole. Lezione a scuola, il pranzo viene fatto in classe o a casa a seconda degli orari di fine. Merenda, allenamento, cena e riposo. Per quanto riguarda la didattica online, purtroppo la sveglia all'ultimo minuto, perché tendono veramente a svegliarsi, alzarsi dal letto e mettersi al computer. Quindi diciamo che la colazione spesso coincide con lo spuntino di metà mattina. Vengono fatte appunto le lezioni al PC, spesso per pigrizia anche il pranzo al PC, merenda, allenamento nel tardo pomeriggio, cena e appunto il riposo. È importante per il professionista della nutrizione, ma anche per gli altri professionisti che seguono questi giovani giocatori, cercare di conoscere più dettagli possibili di ogni singolo ragazzo per accompagnarlo giustamente nel suo percorso di crescita in primis, ma anche e soprattutto guidarlo nel raggiungimento di importanti traguardi singoli e anche di squadra. Ovviamente è utile raccogliere e annotare informazioni sullo stato di salute del ragazzo, sulle curve di crescita, fare un'anamnesi familiare accurata oltre che quella alimentare, per cercare appunto di avere un quadro generale della famiglia oltre che del singolo ragazzo. È importante annotare anche gli orari di scuola, degli allenamenti, avere un'idea un pochino del calendario delle partite della stagione. Diciamo che tutti questi elementi sono importanti sia per il nutrizionista che per ovviamente il coach, insieme creeranno dei percorsi specifici per ogni singolo atleta.
Si parte sempre ovviamente da una base condivisa data dall'educazione alimentare, che rende i ragazzi e i genitori soprattutto con il tempo più autonomi e consapevoli delle scelte alimentari che stanno effettuando, sapendo anche gestire in autonomia determinate emergenze dell'ultimo minuto. Quindi oltre a quelli che oltre ai dati che sono indicati in questa slide, è importante anche valutare appunto l'intake energetico e le porzioni dei vari alimenti che sono soliti consumare questi ragazzi. Qui vi mostro un esempio di giornata alimentare ideale, quindi con l'allenamento nel tardo pomeriggio. La colazione è il primo passo della giornata, quindi solitamente è lontano dall'allenamento, soprattutto in età giovanile, raramente ci sono allenamenti al mattino, a parte quando sono in preparazione atletica, quindi è un buon momento per inserire tutti i macronutrienti. Ho riscontrato nella maggior parte dei casi colazioni molto ricche in zuccheri semplici, grassi e povere in proteine. Quindi è importante provare gradualmente a educare i ragazzi, ovviamente insieme a dei professionisti, a comporre una colazione equilibrata, cercando di assecondare i loro gusti, quindi tutto in modo graduale. È possibile optare tra colazione dolce o salata, composta da carboidrati complessi, semplici, proteine, grassi e fibre. Quindi è importante poter far scegliere come abbinare nel miglior modo, nel modo più gustoso per l'atleta e creare la sua colazione. Quindi qui vi ho riportato degli esempi. Lo spuntino di metà mattina, se la colazione è stata fatta di fretta, quindi sveglia all'ultimo minuto, è possibile inizialmente integrare con i macronutrienti che non sono stati inseriti nella colazione. Se invece non è stata consumata, è possibile, soprattutto in didattica online, effettuarla più tardi e quindi sfruttare il fatto di essere a casa e avere tutti gli alimenti a disposizione. Quindi diciamo che lo spuntino di metà mattina diventa la colazione. Se non si dovesse avere fame, è possibile non consumarlo e magari spostarlo in un altro momento della giornata, però bisogna certo assicurarsi che la quantità di energia pre-allenamento sia abbastanza. Quando la partita si disputa in tarda mattinata, se la colazione è stata fatta comunque presto, è possibile consumare barrette di cereali, frutta se tollerata, pane e marmellata, cracker, gallette, poco tempo prima dell'inizio della partita, quindi carboidrati complessi e semplici. L'allenatore e il giocatore stesso si preoccuperà di portarsi dietro sempre qualche spuntino in modo tale da non rimanere mai senza e quindi di avere a disposizione una riserva di energia in caso di necessità e ovviamente per gli atleti più affamati perché mangiano molto. Qui altri esempi di spuntini. Il pranzo il più delle volte viene consumato a casa, quindi è un pasto completo che può essere composto da tutti i macronutrienti, in quanto l'allenamento solitamente avviene nel tardo pomeriggio. È importante introdurre i liquidi, quindi idratarsi, e soprattutto quando a scuola ci si dimentica di bere, diciamo che è una costante nei ragazzi che ho seguito. Può capitare però che il pranzo venga consumato in un orario che si aggira tra le 14:00 e 14:30, quindi tardi, quindi l'ideale sarebbe che fosse comunque un pasto composto da alimenti digeribili in un lasso di tempo abbastanza ridotto, visto che dopo circa 3 ore si effettuerà l'allenamento. È importante valutare... È importante che i professionisti che seguono l'atleta valutino insieme all'atleta se digerisce bene, se ha energia in allenamento, se recupera bene, se avverte fastidi intestinali. Quindi sono fondamentali i feedback, sia per quanto riguarda l'allenamento in sé, quindi le sensazioni in allenamento, ma anche sulla sua condizione fisica generale. Quindi è importante cercare di trovare il giusto compromesso, quindi parlare con il cestista, parlare con il giocatore e cercare di capire le sue esigenze, le sue sensazioni, i suoi gusti e provare a proporre quello che sarebbe il più corretto fare. Quindi è un aumento della compliance e quindi questo può portare ovviamente a un perfezionamento ulteriore e progressivo della condizione del cestista. Carboidrati complessi, quindi il pranzo può essere composto da carboidrati complessi conditi in modo semplice, al massimo è possibile aggiungere una piccola porzione di una fonte proteica e frutta e verdure, quindi la quantità, come dicevo prima, dipende dalla tollerabilità individuale.
È consigliabile, ripeto, cercare di masticare lentamente concentrandosi il più possibile su ciò che si sta facendo, evitando di distrarsi dall'atto del mangiare, quindi guardando televisione, telefono, eccetera, eccetera. Lo spuntino pomeridiano è il pre-allenamento. Bisogna fare attenzione a non bere troppa acqua, perché troppa acqua potrebbe andare a diluire i succhi gastrici, rendendoli meno acidi e meno funzionali. In questo modo si potrebbe complicare un pochino la digestione rallentandola. È importante però ovviamente essere idratati per allenamento, quindi bisogna imparare a gestire e distribuire il consumo di acqua durante tutta la giornata. Quindi lo spuntino pomeridiano, quindi il pre-allenamento, deve essere un insieme di elementi che possano fornire all'organismo ciò di cui avrà bisogno l'atleta durante l'allenamento, quindi carboidrati semplici e complessi. Se il tempo che passa tra l'orario dello spuntino e l'allenamento è superiore a un'ora e mezza, è possibile aggiungere anche una fonte proteica, ovviamente meglio se di veloce digestione. Quindi anche qui vi ho riportato altri esempi di spuntini. La cena è il recupero, quindi è un pasto completo, ricco in carboidrati complessi, accompagnati da una buona porzione di fibre, quindi verdure, e da una fonte di proteine animali o vegetali, quindi grassi come condimento possono essere l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, i semi oleosi, la frutta secca. I carboidrati possono derivare anche da cereali integrali in chicco, in modo tale da cercare di aumentare un pochino l'introito di micronutrienti, e lo ripeto perché è ripetita Juvent che è importantissimo recuperare i liquidi e i sali minerali. Questo è un esempio, sono esempi di cene. Allora, questa slide è molto importante soprattutto per quanto riguarda il concetto del lavoro in team. Tutto ruota attorno al singolo giocatore, ma ovviamente è molto importante il rapporto con i compagni di squadra, soprattutto lo spirito di squadra. Sta al coach cercare un pochino di creare un buon gruppo, una certa solidità di squadra. Diciamo che da piccoli viene visto tutto come un gioco, come dicevo all'inizio, divertimento, quindi rapporto con l'altro, oltre che ovviamente iniziare proprio a conoscere le regole primarie di questo sport. Quindi all'inizio, proprio in età molto giovanile, i ragazzi non necessitano di essere motivati e quindi è importante non togliere loro questo entusiasmo che è naturale. L'allenamento viene visto proprio come un momento di svago, di stacco dalla scuola, dai compiti, dallo studio. Insieme alla famiglia e al supporto degli altri professionisti si riesce man mano a far creare loro una sorta di organizzazione giornaliera, delle cose da fare. Quindi questo li aiuta nel corso degli anni a essere sempre più organizzati e precisi in tutte le loro attività. Come sono in grado di essere reattivi e freschi sul campo? Lo sono anche nella vita di tutti i giorni, affrontano le sfide quotidiane con una grinta diversa. Questo ovviamente dipende dal tipo di persona anche. La motivazione da sempre riveste un ruolo di primaria importanza per la prestazione sportiva e per far sì che questa aumenti è importante che ogni componente del team conosca l'atleta, quindi ogni atleta è unico e il coach soprattutto deve iniziare a capire, ma anche le altre figure del team, la personalità del giovane, il suo modo di intendere la vita, lo sport, come gestisce i rapporti interpersonali con gli amici, con le autorità, che vuol dire i genitori o anche proprio il coach, e cosa si è portato dagli anni precedenti, nel senso se ha praticato un altro tipo di sport oppure giocava in un'altra squadra. Diciamo che è importante, prima di lavorare con la squadra, lavorare con il singolo. Un'altra cosa che un'altra cosa importante è che ogni componente del team rispetti l'atleta, quindi soprattutto nella fascia di età che va tra i 12 e i 15 anni dobbiamo capire noi professionisti che stiamo avendo a che fare con un adolescente in crescita, quindi magari ancora non ha ben chiaro quanta parte della sua vita sarà dedicata allo sport e quanta importanza questo rivestirà. Quindi diciamo che è importante a livello motivazionale fare leva sulle competenze che stanno aumentando anno dopo anno, mese dopo mese,
stimolando quindi delle sorti di sfide con se stessi, spiegando che anche gli errori possono aiutare, anzi aiutano, e quindi senza di questi non si può migliorare. È utile utilizzare dei feedback positivi in allenamento e cercando di farli esercitare sia con gruppi omogenei che eterogenei. Poi è importante essere sinceri con l'atleta, perché è importante non illuderlo, in quanto questo potrebbe mettere in discussione la fiducia che il giovane ripone in noi professionisti. Quindi è importante cercare di utilizzare le parole giuste, soprattutto per quanto riguarda la nutrizione. È importante porre l'accento su un aspetto fondamentale, che è l'impegno per migliorare, quindi la necessità di non avere fretta, di fare tutto in modo graduale. Però ovviamente da parte di tutto il team è importante sostenerlo, incoraggiarlo, ascoltarlo in allenamento, e sono sicura che un giocatore ascoltato è sempre pronto a dare il massimo, soprattutto in sede di partita, di competizione. Ultimo fattore è proprio accogliere e stimolare la maturazione, quindi dell'atleta. Diciamo che più crescono, più iniziano a interessarsi ai campioni del basket, iniziano a guardare le partite in televisione, a cercare di ascoltare i coach, gli allenatori di atleti magari olimpionici, anche a imitare sul campo i giocatori preferiti. Quindi bisogna imparare, iniziare a motivare, precisando quali sono quegli aspetti tecnici e comportamentali che diventano più importanti in questa fase. Quindi diciamo che si inizia a creare quel rapporto maturo tra allenatore e giocatore. Concludendo, volevo riassumere un pochino le cose dette finora. Quindi il basket giovanile è uno sport molto dispendioso a livello energetico, quindi sia dal punto di vista fisico, motorio, che dal punto di vista psicologico. Prima dell'allenamento è importante non impegnare troppo il sistema digerente, quindi prediligere carboidrati complessi e semplici pre-allenamento, e se è possibile, se si può, una fonte proteica digeribile. È importante dare una certa costanza alle abitudini sane e all'alimentazione equilibrata, non solo durante il campionato, ma anche nel pre-season. Quindi questo porta a migliorare le prestazioni. Evitare di modificare il tipo di alimentazione in prossimità di un evento importante, perché il nostro organismo deve avere la possibilità di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ai nuovi alimenti. Quindi teniamo in considerazione e annotiamoci spesso che ciò che funziona in allenamento poi se funziona bene, poi funzionerà bene anche in partita. I professionisti, come dicevo poco fa, che seguono il giovane cestista devono conoscere bene l'atleta, rispettarlo, essere sinceri con lui, cercando ovviamente di creare anno dopo anno un rapporto maturo di fiducia, oltre che amichevole. Questa è la bibliografia da cui ho preso spunto. Grazie per l'attenzione. Grazie dottoressa Boccato della bella esposizione che ha fatto, soprattutto interessante anche per la parte dei giovani. Ricordo a tutta la community che potete postare domande per la dottoressa, anche casi se ne avete e volete sottoporre alla dottoressa un quesito. E adesso dito a parlare anche di omega 3, no? E abbiamo visto anche che questo è risultato anche molto utile, come l'EPA DHA ad esempio, essendo comunque acidi grassi essenziali, seppur chiaramente il nostro corpo poi non ne produce, no? Quindi dobbiamo per forza integrare con la nutrizione o con gli integratori, essere utili anche per il cervello. Quindi ha parlato anche di scuola, di ragazzi, e può essere utile. Ci puoi dire qualcosa in più in merito? Assolutamente, allora ovviamente bisogna valutare il tutto su anche la quantità di cibi, la varietà di cibi che introducono questi giovani atleti, quindi capire da che punto parte la loro educazione alimentare e far capire dove sono presenti questi omega 3, appunto, che possono servire soprattutto anche, come dicevo prima, proprio per una freschezza mentale, anche una reattività, perché in questo sport è proprio fondamentale, bisogna decidere dei movimenti, delle azioni in pochissimo tempo, non c'è neanche forse il tempo di pensarci, che bisogna essere molto reattivi. Quindi sì,
consiglia, proprio noi professionisti della nutrizione consigliamo proprio un apporto, magari se al ragazzo non piace molto consumare il pesce, magari è importante cercare di consigliare, dare delle idee un pochino alternative per cercare di farglielo piacere, o comunque cercare di introdurlo gradualmente, magari in modi diversi, però cercare almeno di farlo provare. Poi ovviamente la frutta secca, i semi oleosi, questi sono molto importanti, però diciamo prima di parlare di integrazione, magari proprio sui più giovani, sì, io specialmente punto tanto sull'educazione proprio alimentare, sia del ragazzo, della ragazza, che della famiglia, infatti proprio incontri magari proprio per tutta la squadra, a parlare appunto di nutrizione, sono molto molto importanti e passano assolutamente i concetti molto più velocemente. Certo, anche perché è corretto, però molte volte, così come succede con la merenda a scuola, la cosa più semplice, o con i telefonini per i bambini quando devono stare tranquilli, la cosa più semplice molte volte è magari l'integratore, e quindi certo, qualcuno per voglia o per gestione ricade la prima scelta in quello, no? Però sicuramente anche per il sistema immunitario l'EPA e DHA hanno una funzione importante, e anche nei processi di crescita, quindi certo, dello sviluppo, e poi soprattutto, come ha detto giustamente, anche per la parte di concentrazione, quindi assolutamente, ecco, un errore che molte volte si fa è si fa un'integrazione di omega 3, quindi non so, di acidi grassi buoni, diciamo così, perché c'è sempre aperta al grande pubblico questa live, quindi è giusto anche cercare termini non troppo tecnici, per compensare magari l'assimilo di quello cattivo. Ecco, forse al posto di abbassare, di alzare quello buono, abbassiamo quello cattivo di assunzione, no? Quindi esatto, cerchiamo di intervenire su un cambiamento in modo inverso. Questo sicuramente è un altro degli errori che vengono fatti, no? Prendo gli omega 3 perché così colesterolo buono, cattivo. Esatto, come se fosse la pillola magica. Ecco, infatti. Infatti, e tra l'altro, ecco, ricordiamo anche che liberano comunque gli acidi grassi, gli zuccheri anche, quindi in alcuni casi non è vantaggiosissimo abusarne, soprattutto perché poi quegli zuccheri liberi poi vanno a finire dove? Tornano di nuovo in depositi, e quindi si trasformano in grasso. Quindi siamo in grado proprio di depositare qualsiasi cosa in eccesso che non viene utilizzato, purtroppo, o in certi casi per fortuna, perché siamo stati proprio programmati per sopravvivere alle carestie, quindi diciamo che in certi casi andava bene, però in questo caso un eccesso ci porta solo ad avere un appesantimento, che poi soprattutto in questo sport può servire, ma se è muscolo, quindi se è più massa grassa, anche per il fiato, il respiro, comunque è un peso in più, ecco, quindi anche per la rapidità, la reattività e tutto non aiuta. Certo, un'altra cosa che mi viene in mente, mi ricordo una paziente che si è recata in studio, appunto diceva che per dare al figlio, appunto, una persona che non mangiava pesce, sulla cotoletta impanata apriva la pillola, diciamo così, di pesce, la metteva sopra, ecco, forse non è proprio la scelta ideale, no? Sì, ne fanno di ogni, quello sì, per inventiva sono, da quel punto di vista sono bravi a inventare modi alternativi. C'è da apprezzare nel genitore, in questo caso, la voglia di cercare di migliorare, però ecco, fidarsi magari a un professionista potrebbe dare una mano anche del perché, no? E quindi magari l'alimento, come diceva lei, cercare di farglielo piacere, se è una cosa solo di palatabilità o di gusto, chiaramente difficile, però magari ci sono anche delle ricette che possono essere interessanti e sfiziose poi, no? Perché anche come viene presentato sia il piatto stesso che il tipo di cottura o l'abbinamento può magari far passare determinati cibi che magari non sono graditissimi al più. Assolutamente. Oppure magari abbinarli proprio, diciamo, a un primo piatto, che è quello fondamentale, comunque serve a dare energia, eccetera, eccetera, per nasconderlo un pochino. Quindi anche una famosa veramente pasta con del merluzzo sbriciolato e con delle verdure, magari passa un pochino meno osservato, sì, diciamo. Viene fatto, questo viene utilizzato anche con i bambini con ragù, perché molte volte i bambini non mangiano magari il ragù, no, proprio glielo diamo come ragù e basta, non lo mangiano, nella pasta sì, e quindi passa un pochino. Anche questo sì, può essere una utile. E per quanto riguarda invece l'abbinamento nelle insalate magari, quindi le classiche insalatone, allora, sì, no, quello si può fare, però lo sentono molto lì il sapore, perché giustamente non si può camuffare troppo. Io propongo spesso magari di integrare, fare una sorta di polpetta, quindi cercare di mettere altri ingredienti in modo tale che l'insieme
del piatto, comunque l'alimento in sé, certo ha una certa componente che deriva dal pesce, ma ha anche altri ingredienti che possono camuffare un pochino l'odore, perché è quello che solitamente dà fastidio. O ad esempio fare delle polpette con, non so, il tonno e ceci, mi viene come primo esempio, per cercare ovviamente di dare magari prevalenza un pochino al sapore del cecio in sé, che è un pochino più forte, anche se il tonno comunque ha il suo sapore forte. Però sono dei modi, pian piano, gradualmente, magari inserendo qualcosa che piace tanto all'atleta, al giocatore, in modo tale da migliorare appunto la palatabilità. Esatto. Questo è interessante, anche chiaramente l'abbinamento, come metto le varie polpette, possono essere anche viste sotto forma, ma anche con gli altri ingredienti. Purtroppo questo ricade sempre in quello che è, diciamo, la cucina, quindi dell'impegno che ci vuole per cucinare sano, cercare di mangiare in un certo modo. Molte volte è semplice, molte volte si deve, insomma, anche un po' impegnare, però sicuramente la scelta migliore è sempre quella del fine unico. Poi soprattutto se parliamo di atleti e parliamo di ragazzi giovani, che dobbiamo anche educare a livello alimentare, esatto. Chiaramente proponiamo cose che sono difficili, magari molte volte non viene seguita per quello, troppo difficili, no? Dall'altra parte neanche ricorrere alla busta e basta. No, esatto, bisogna cercare magari proprio di trovare appunto il giusto compromesso, come dicevo prima, tra quello che è, tra l'altro, l'esigenza anche della famiglia, perché ovviamente i ragazzi sono giovani, quindi sono in famiglia, quindi cercare di trovare un giusto compromesso tra le esigenze e i metodi di cottura, come cucinano loro e quello che dovrebbe essere fatto. Quindi è un processo che va fatto gradualmente, quindi non dall'oggi al domani si cambia completamente abitudini alimentari, quindi è una cosa che va fatta in modo graduale, perché tra l'altro molti ragazzini magari non accettano da subito questi cambiamenti, poi se ne accorgono in futuro, nel senso che si rendono conto che poi le prestazioni durante l'allenamento, durante l'attività fisica e magari anche nella prestazione proprio competitiva, quindi della partita, si ritrovano a stare meglio, ad avere più energie, a recuperare meglio, e poi forse fanno un collegamento con la nutrizione e pensano che in realtà può darsi che sia anche quella. Assolutamente. Poi con la delegazione Lombardia creeremo anche dei ricettari light, chiamiamoli così, semplici, per poter studiare. Tra l'altro è stato, anche per quanto riguarda il progetto di nutrizione scolastica che è stato proposto dalla delegazione Lombardia, che poi è nato in tutta Italia anche come questionario, è stato approvato anche da NutriMe, che appunto sarà un evento che si terrà anche nel breve, per quanto riguarda, siamo stati candidati, quindi l'Ordine Nazionale dei Biologi, Delegazione Lombardia, il gruppo di lavoro della ristorazione scolastica al tempo del Covid, che è un questionario che diciamo, ha girato tantissimo anche tra i colleghi, e ringraziamo tutti nuovamente per aver partecipato a quell'evento, perché è giusto dirvi che siamo stati candidati e quindi siamo in lista per il premio che da NutriMe viene messo in palio, quindi come gruppo chiaramente ci siamo presentati per quanto riguarda la Delegazione Lombardia. E a breve ci sarà anche il manifesto, quindi avrete anche il responso e soprattutto poi ci sarà un intervento del gruppo a dare spiegazione e supporto di quanto di quello che si è anche tratto come numeri, come dati, e chiaramente da lì svilupperemo delle proposte interessanti proprio per la ristorazione scolastica per la ripresa. Quindi a breve vi informeremo anche su questo. Io la ringrazio tanto davvero. Grazie mille a voi tutti. Anche per il futuro rinnovo l'invito chiaramente a partecipare ai nostri webinar nuovamente come relatore. Stiamo preparando tantissime nuovi webinar, compreso il webinar per la cinofilia che partirà a brevissimo, un webinar sulla insufficienza renale. Ci sono diversi temi che stiamo trattando e come delegazione ci stiamo muovendo molto, quindi ringrazio tutti i partecipanti anche all'interno della delegazione, delle commissioni tematiche che si sono attivate, dall'ambiente al forense, e faremo un gran lavoro sicuramente anche per il futuro. Grazie anche all'attività di tutti i volontari, i biologi colleghi che si sono messi a disposizione. Partiamo
partirà anche il progetto dell'esame di Stato, quindi webinar dedicati per l'esame di Stato. Ricerchiamo anche, si sono aperte oggi le candidature per i tutor junior per partecipare al progetto tutorship per la supporto ai candidati all'esame di Stato, sia come webinar avremo docenti professori universitari, ma anche come biologi iscritti da più di 5 anni o da meno di 5 anni, chiaramente a dare supporto. Quindi le candidature sono aperte, seguite il sito internet della delegazione, che è in costante aggiornamento, così come il sito internet della delegazione, ma anche quello dell'Ordine Nazionale, e avete sentito il Presidente in inizio serata, che ha dato delle novità importanti, dai biologi vaccinatori a tanto altro, quindi risentite la diretta per chi si è collegato dopo, che rimarrà sempre su NBTV e sui canali Facebook. Dottoressa, io la ringrazio davvero tanto, ringrazio grazie tutti mille a voi, i colleghi che hanno partecipato all'evento, non solo stasera, ma anche nel passato, e gli atleti che hanno dato il loro contributo in ogni diretta per chiaramente alzare anche il livello per quanto riguarda proprio la disponibilità e diciamo la loro esperienza, mettere sul campo anche la loro esperienza come atleti. Quindi ringraziamo tutti, ringraziamo anche chi ci ha seguito e ci sentiamo per la prossima diretta, che sarà penso tra 2 settimane, adesso usciranno le nuove locandine e con la delegazione Lombardia. E a brevissimo invece vi ricordo l'appuntamento con Walter Longo e il presidente Danna sulla longevità, che ci sarà questo appunto webinar interessantissimo in questi giorni. Seguitelo e vi aspettiamo chiaramente anche in delegazione quanto prima per quanto riguarda anche il potersi vedere, riunire e riprendere a fare i corsi appena si potrà di presenza. Quindi vi ricordo appunto l'intervento, la regia mi suggerisce, grazie regia, venerdì alle ore 18 con Walter Longo e col presidente e chiaramente tanti altri ospiti che presenteranno l'intero progetto. Ringrazio anche la regia, la dottoressa Fenili, che veramente è stata impeccabile in tutti i webinar e ci ha dato supporto anche con celerità, anche stasera su argomenti che non erano previsti, vedi la colonna vertebrale ed era pronta. Grazie a tutti voi e alla prossima.